Buonasera a tutti, mi presento, sono Giulia Canisi e faccio parte del Comitato Nazionale Anchise. Prima di tutto ringrazio tutti i partecipanti a questo seminario che si occuperà del futuro dell'RSA. Perché questo titolo? Perché comunque la pandemia Covid ha portato alla luce una serie di criticità e problemi presenti nell'RSA che forse prima non erano diciamo ben chiari. E per forza di cose, proprio per questo motivo, tutto il sistema RSA RSD, perché non dimentichiamo che nelle strutture ci sono tanti disabili di ogni età e non solo anziani, va comunque rivisto. Ma gli interventi previsti sono numerosi, quindi io darei subito la parola ad Antonio Burattini, presidente del Comitato Anchise. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Ok, allora buonasera a tutti, io sono Antonio Burattini, presidente del Comitato Nazionale Anchise. Anch'io ringrazio tutti i partecipanti a questo webinar che oggi facciamo e in cui cercheremo un attimo di dare uno spaccato di quello che è successo in quest'anno di pandemia. Un anno molto triste perché sono morte tantissime persone, a noi care, a noi conoscenti e quant'altro. Abbiamo organizzato questo webinar con diverse persone che operano e che si trovano all'interno di questo, diciamo, dell'RSA, dell'RSD, della sanità, o anche comunque come l'avvocato Locati si è occupato e si sta occupando di quello che è successo, soprattutto a Bergamo e provincia, in seguito alla pandemia. E dopo ci sarà queste persone spiegheranno che cosa hanno fatto, che cosa è successo, come si intende andare avanti in questo periodo. Diciamo che noi come Anchise ci occupiamo per quanto riguarda soprattutto le RSA e le RSD, e in collaborazione con gli operatori del mondo sanitario. Cercheremo di impostare questo nostro discorso per il futuro su come gestire le RSA, le RSD e tutte le strutture similari, perché poi nel nostro paese ogni regione ha un proprio nome, ha una struttura, una propria gestione, un proprio regolamento. Quindi noi, quando ci siamo costituiti a novembre, facendo una manifestazione sotto il Ministero della Salute, abbiamo consegnato delle linee guida ai rappresentanti del Ministero, in cui abbiamo chiesto che tutto questo portasse ad un nuovo, diciamo, portare tutto quanto sotto il Ministero della Salute, di nuovo a livello nazionale, e non delegando le regioni, perché le RSA e tutte le altre strutture debbono essere gestite tutte allo stesso modo, perché le persone hanno pari diritti, pari dignità e quant'altro, vanno curate nello stesso modo, non a seconda della regione dove si trovano, o del comune o della città. Noi parliamo soprattutto di RSA e RSD, ma non dobbiamo dimenticare che dietro c'è un mondo di case private, di strutture che non controlla nessuno. Noi siamo partiti adesso da questo problema per poi arrivare in un secondo momento a tutto il resto. Nelle nostre linee guida, consegnate al Ministero, avevamo messo una sorta di regolamento che poteva essere, nella, struttura di queste, come devono essere organizzate, come devono essere strutturate, come doveva essere gestita il periodo della pandemia, perché, noi non dobbiamo dimenticare che la sanità pubblica si è fatta trovare completamente impreparata
a questo evento, nonostante c'erano già stati degli allarmi a fine dicembre, ripetuti a fine gennaio, ma poi la sanità è stata completamente impreparata. E soprattutto è stata impreparata nella seconda fase, in quanto abbiamo fatto un calcolo nella prima fase, da febbraio 2020 a settembre 2020 sempre. Ci sono state in Italia 35.000 persone che sono decedute. Da ottobre ad oggi sono oltre 70.000, sono più del doppio. Quindi è un dato gravissimo questo, perché nella prima fase c'era una sorta di impreparazione, ma nella seconda fase non c'è più impreparazione, c'è mancanza di prevenzione, mancanza di programmazione per questa cosa. E quindi noi, è questo il nostro obiettivo. L'altro obiettivo che ci siamo posti soprattutto in questa, sin dall'inizio, sono le riaperture nelle strutture. Noi vogliamo ritornare a parlare, ad abbracciare i nostri cari, perché dopo verrà specificato meglio. L'abbraccio che c'è tra le persone care all'interno di queste strutture, tra un anziano, un giovane disabile e il proprio parente, vale molto più che una medicina data. Quindi questo è il nostro obiettivo principale. Purtroppo il Ministero ha fatto delle linee guida con la commissione di Monsignor Paglia che non hanno portato a nessun risultato. Per questo, diciamo, noi cercheremo in tutti i modi di cercare di scardinare questa problematica. Dopo ci sarà, la dottoressa Parolari che, parlerà proprio di questa problematica in cui è stato fatto uno studio. L'altro fattore, sarà poi trattato invece in parte dalla dottoressa Locati, è quello della giustizia. Noi vogliamo capire cosa è successo nella prima fase, cosa sta accadendo nella seconda, perché tante persone sono morte. Vogliamo capire chi ha sbagliato e perché. Non possono essere morte invano queste persone. Non ci hanno insegnato nulla fino ad oggi, perché purtroppo ieri ci sono state 627 persone che sono decedute. E non può essere ad oggi, dopo un anno, che ancora non si è capito come risolvere questo problema. E l'ultima cosa che dico è che noi, insieme a tutte le altre associazioni e comitati con cui in questi mesi ci siamo messi in contatto, da Medicina Democratica, che oggi ci ha aiutato a organizzare questo evento, a Diana di Verona, a Libro Verde dell'Emilia Romagna e tante altre, noi abbiamo fatto un documento in cui buttiamo le basi per rivedere tutta l'organizzazione delle RSA, di tutte le strutture similari, come abbiamo detto, di tutta la disabilità, di tutte le persone anziane, che deve essere rivisto completamente, perché questo sistema, secondo noi, deve essere gestito dal pubblico, soprattutto dopo quello che è successo, crediamo che il privato oramai c'è stato un vero e proprio fallimento sotto questo aspetto. Quindi, secondo noi, il pubblico deve riprendere in mano la sanità, soprattutto nella parte che vediamo noi, quella degli anziani, dei disabili, con strutture nuove gestite in maniera diversa, con medici, infermieri. Quindi, noi abbiamo redatto un documento che consegneremo nei prossimi giorni a tutte le istituzioni italiane. Dopodiché entreremo nello specifico con successivi documenti. Questa è solo una specie di linea guida generale in cui noi vogliamo dare un primo punto di come devono essere gestite le RSA, le case della salute, il co-housing, le persone che possono essere curate nella propria abitazione, che stanno sicuramente meglio, però bisogna aiutare i familiari, bisogna aiutarli in tanti modi. Quindi vogliamo rivedere tutte queste strutture. Tutto
tutte quelle persone che oggi hanno delle malattie cognitive, come l'Alzheimer, come la demenza senile, che purtroppo per carenze dello Stato non ci sono strutture dove possono essere seguiti in maniera idonea. Quindi ecco, noi vogliamo anche questo, ci sono tantissime leggi che prevedono queste cose. Purtroppo ci sono il Ministero, le regioni e le ASL nel Lazio e come vengono chiamate in tutte USL, AST e via discorrendo, ATS nelle altre regioni, non applicano queste leggi, non ne danno corso, per cui le persone, le famiglie si trovano in grandissima difficoltà a volte, sapendo che ci sono delle leggi che gli danno dei riconoscimenti ben precisi, sia a livello economico che gestionale, mentre invece sembra che non stanno lì per rappresentare i diritti dei cittadini, ma stanno lì per essere qualcosa contro i cittadini. Noi invece vogliamo che i cittadini abbiano riconosciuto tutti i loro diritti e queste strutture hanno il dovere di dargli questi diritti, di far gestire in modo concreto e di far stare bene queste persone, perché il nostro pensiero è che oggi ci sono loro, ma domani ci saremo anche noi, probabilmente, perché comunque andiamo avanti con gli anni e quindi bisogna pensare a tutto. Oggi a loro, a difenderli e farli stare bene. E per un domani migliore. Credo di aver detto tutto quello Sì, grazie che Antonio volevo per dire all'inizio. Grazie. il tuo intervento. Sì, tu parlavi dell'RSA, giustamente, sia nella prima ondata che purtroppo nella seconda, quindi la prima ondata non ha insegnato nulla. Sono state tantissime le vittime nell'RSA e nell'RSD. A tutto questo ha dedicato un rapporto Amnesty International Italia che si chiama Abbandonati, che è stato presentato nei mesi scorsi. Abbiamo qui Deborah De Pistoia, che ringrazio in maniera particolare perché pur non essendo in ottima forma ha deciso di partecipare comunque al nostro seminario, che ci parlerà di questa ricerca fatta da Amnesty. Buonasera Deborah. Buonasera, grazie Giulia, grazie a tutte le persone che hanno organizzato questo incontro oggi a partire da Anchise e Medicina Democratica. E, sì, effettivamente il nostro rapporto rientra in un ambito di lavoro un po', diciamo, relativamente nuovo. Amnesty insomma, storicamente si dedica principalmente a diritti civili e politici, il diritto alla salute, e i diritti economici e sociali in generale sono, un tema appunto relativamente nuovo su cui ci stiamo impegnando negli ultimi decenni. E soprattutto a partire dall'estate del 2020 è sorta proprio emersa la necessità a livello anche europeo dell'organizzazione di lavorare appunto sulle violazioni dei diritti umani all'interno delle strutture sociosanitarie assistenziali, le RSA o comunque come si chiamano poi nelle varie declinazioni a livello regionale anche in altri paesi, e quindi di dedicare delle ricerche specifiche su quattro paesi che erano stati colpiti in maniera molto dura dalla pandemia, in particolare nella prima fase. Ovvero Inghilterra, Belgio, Spagna e appunto in ultimo l'Italia, che è stato l'ultimo paese che abbiamo affrontato, il cui rapporto è stato pubblicato appunto nel mese di dicembre. Chiaramente noi non diciamo niente di nuovo rispetto a quanto era già stato riportato in qualche modo anche dai media e dai giornalisti e da altre persone che hanno denunciato. La cosa, diciamo, nuova rispetto a quanto era stato pubblicato prima è che si tratta di un rapporto come dire, si tratta di rapporti che hanno un approccio, diciamo, di diritti umani, quindi che cercano di analizzare quanto è avvenuto nelle strutture proprio da un punto di vista di diritti umani, rifacendosi in particolare agli strumenti principali di riferimento a livello internazionale e regionale che obbligano le nostre autorità, soprattutto a livello nazionale, a rispettare i diritti fondamentali delle persone anziane, e in particolare i riferimenti sono la Carta Europea dei Diritti Umani, la Carta Sociale Europea, la Convenzione per i diritti economici e sociali e la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità.
Chiaramente le situazioni nei quattro paesi che abbiamo analizzato sono estremamente diverse, ma in tutti e quattro i paesi abbiamo potuto concludere attraverso la nostra analisi, la ricerca di documentaria, le interviste e tutte le informazioni che abbiamo raccolto, che sono stati violati cinque diritti fondamentali delle persone anziane residenti, che sono diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla non discriminazione, diritto alla vita privata e alla propria corrispondenza e in alcuni casi anche il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, che è un tema che non avremmo mai voluto toccare per quanto riguarda la sanità in Europa, diciamo. In tutti e quattro paesi emerge con proprio con grande chiarezza che il settore sanitario è stato estremamente deprioritizzato rispetto al settore ospedaliero, e questo si è tradotto chiaramente in ritardi generalizzati nel prendere misure, ma è anche, diciamo, causa del fatto delle criticità strutturali che già in qualche modo affliggevano questo sistema. Rispetto agli altri paesi analizzati, vi dico solo molto rapidamente due o tre idee rispetto agli altri paesi, poi prima di passare all'Italia. Ci sono diciamo, state delle criticità molto forti che abbiamo riscontrato anche nell'approccio delle autorità, appunto, negli altri paesi europei oggetto di questa inchiesta. Solo per darvi un'idea, appunto, in Inghilterra, per esempio, una delle criticità principali è stata il trasferimento di pazienti dagli ospedali alle strutture, senza effettuare test. C'è stato un numero altissimo di persone trasferite, si parla di addirittura 25.000 persone trasferite senza essere testate dagli ospedali alle case di riposo nell'arco di un mese, dal 17 marzo al 25 aprile, a seguito di, in parallelo appunto a pochissime missioni in ospedale di pazienti che stavano in case di riposo. Oltre a questo c'è stata una disposizione generalizzata che chiedeva di non rianimare gli anziani, che è stata imposta appunto in moltissime strutture inglesi. In Belgio, che è uno dei paesi di cui si parla pochissimo, si è parlato molto poco, ma che è stato toccato in maniera brutale dal Covid, addirittura il 61,3% dei decessi attribuibili al Covid sono sopravvenuti nelle case di riposo, quindi un numero altissimo e gran parte della responsabilità si attribuisce, insomma, attraverso questa nostra ricerca abbiamo identificato che è stata la mancata ospedalizzazione dei pazienti nella fase emergenziale e ci sono anche delle cifre molto chiare rispetto a questa appunto mancata ospedalizzazione. Per la Spagna anche la mancata ospedalizzazione delle persone anziane residenti applicata in maniera generalizzata è stata diciamo, un tema chiave diciamo, in quanto a violazione. Per quanto all'Italia, noi ci siamo concentrati su tre regioni in particolare del nord Italia, tre regioni che erano state colpite in maniera più forte, in particolare due, Lombardia e Emilia-Romagna, erano quelle che avevano l'eccesso di mortalità più alto del paese, per quanto riguarda in particolare la prima ondata, e poi ci siamo dedicati anche al Veneto come terza regione. Sono tre regioni appunto molto colpite, ma allo stesso tempo con differenze strutturali molto forti in termini di servizio sanitario e sociosanitario, pubblico, privato, eccetera. Per realizzare la ricerca abbiamo appunto analizzato tutte le decisioni che sono state prese a livello nazionale e regionale per le regioni oggetto di inchiesta. Abbiamo realizzato 87 interviste approfondite con persone chiave, in particolare associazioni di familiari, avvocati e avvocate, direttori anche di strutture. E abbiamo poi fatto richiesta di accesso alle informazioni alle nostre autorità, sia a livello nazionale, a livello regionale e anche territoriale, proprio contattando a tappeto tutte le ASL e ATS delle tre regioni di inchiesta, purtroppo senza ricevere nella grandissima maggior parte dei casi alcuna risposta. La questione dei dati è un tema assolutamente centrale per quanto riguarda l'Italia, perché non esistono dati diciamo, raccolti in maniera omogenea tra le varie regioni e a livello nazionale, per cui ad oggi noi non sappiamo, l'Italia è l'unico paese, uno dei più grandi paesi europei che ancora non sa qual è stato effettivamente in termini quantitativi l'impatto del Covid nelle case di riposo, perché non esistono appunto dati in questo senso. Uno dei rapporti dell'autorevole istituto CERGAS, che è un centro di ricerca appunto che si occupa proprio di assistenza sanitaria e sociale all'Università Bocconi, fa proprio una relazione molto diretta tra l'assenza di un sistema informativo chiaro, unitario, dinamico e aggiornato per il settore sociosanitario e la risposta all'emergenza, perché chiaramente nemmeno prima si sapeva, cioè come dire, le nostre autorità non avevano contezza di
di dati cruciali proprio per rispondere alle esigenze e ai bisogni di questo sistema. Quindi quello che abbiamo potuto constatare appunto è che ci sono state delle criticità croniche che sono esplose con l'emergenza. Da un lato chiaramente c'è da segnalare l'inadeguatezza totale dei servizi esistenti per rispondere ai bisogni di una percentuale di anziani sempre più alta e con patologie croniche sempre peggiori. Basta citare un dato che è abbastanza esemplificativo. L'Italia ha 18,6 posti letto per 1000 persone anziane, mentre la media europea è del 43,8, quindi nonostante abbiamo una popolazione anziana molto 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 numerosa, appunto la disponibilità di servizi è molto bassa. In secondo luogo, altra criticità strutturale che è esplosa decisamente con l'emergenza è quella del personale sanitario. Viviamo ancora oggi, anche regioni che avevano vissuto in maniera leggermente migliore la prima ondata, come per esempio il Veneto, in questa seconda ondata ha vissuto una grossissima difficoltà in termini di personale sanitario e sociosanitario appunto nelle strutture. C'è stata una fortissima migrazione, oltre alle condizioni di lavoro che sono sicuramente molto critiche, e che hanno sottoposto gli operatori e le operatrici sanitarie a burnout, stress, anche a un altissimo rischio di contagio, a volte in maniera decisamente evitabile. C'è sicuramente da segnalare che appunto molte persone poi dal settore sociosanitario si sono spostate negli ospedali nel momento in cui sono stati aperti i concorsi. È evidente che il settore sociosanitario non offre prospettive anche al personale sanitario per investire in termini professionali. Oltre a questo, c'è un tema che tra l'altro è oggetto di un nostro lavoro che stiamo approfondendo in questo periodo, e che è quello dell'estrema esternalizzazione dei contratti da parte delle strutture a cooperative, appalti, personale che viene assunto con partite IVA, quindi personale che si trova in condizioni estremamente precarie e spesso in un ricatto morale, quindi ancora maggiore stress, ancora maggiore e condizioni di lavoro estremamente, estremamente precarie. Oltre a questo, tra l'altro, c'è stato un clima estremamente ostile alle persone che decidevano in questi mesi, in quest'ultimo anno, di denunciare quanto avveniva nelle strutture. Noi nel rapporto parliamo di alcuni licenziamenti che hanno avuto luogo nella zona del Milanese, in grandi strutture, e anche di provvedimenti disciplinari che sono andati a colpire vari operatori e operatrici sanitarie che hanno avuto il coraggio in qualche modo di denunciare la mancanza di DPI, la mancanza di misure idonee ad isolare i pazienti, e quindi appunto, e che sono stati oggetto purtroppo di riprese da parte delle strutture. Questo appunto è un po' l'oggetto del nostro prossimo rapporto. Sarà un lavoro che stiamo realizzando a livello europeo, che vede proprio un focus sul lavoro, sui lavoratori precari di questo settore, perché ci rendiamo conto che è un tema assolutamente essenziale e che resta di grande attualità anche in questa seconda ondata, terza ondata, scusate. Per quanto riguarda a livello di altri temi, diciamo, piuttosto cruciali che restano ancora molto attuali in questo periodo, c'è certamente quello della governance del settore e delle attività di sorveglianza che le autorità pubbliche avevano il compito di effettuare nelle strutture, in particolare nei periodi più critici, e che non sono state svolte in maniera adeguata. In alcuni casi non sono state rafforzate, ma in molti altri, soprattutto in Lombardia, le attività di ispezione da parte degli organismi preposti, delle ATS, sono state addirittura sospese. I medici le persone diciamo responsabili della medicina del lavoro, per esempio, dell'ATS di Milano sono stati messi in smart working proprio nel pieno dell'emergenza fino a fine aprile, ed è stato solo l'intervento del prefetto che ha permesso la riattivazione della loro attività. Quindi questo aspetto è certamente cruciale, e lo continuiamo a riscontrare, l'assenza totale del supporto da parte delle autorità preposte, anche attraverso le testimonianze che continuiamo a raccogliere. L'altro tema che è stato già segnalato, che sicuramente è il tema più, come dire, urgente in questo momento, è quello delle politiche di visita, perché noi capiamo benissimo, cioè, come dire, nella prima fase c'è stata una chiusura tardiva delle strutture rispetto agli ospedali, quindi quello era un tema critico. In questa fase è veramente inaccettabile
inevitabile che un anno dopo l'inizio dell'emergenza i familiari si ritrovino nuovamente privati del contatto, abbiano appunto contatti significativi, nonostante sia ormai provato scientificamente. Sull'Italia non so se esistono studi, ma per esempio in Inghilterra è stato pubblicato recentemente uno studio che appunto analizza l'impatto anche psicologico ma anche fisico dell'isolamento prolungato sui pazienti. Le direttive del Ministero della Salute, che sono già state citate prima, del 30 novembre continuano a non essere applicate in maniera omogenea e continuiamo a ricevere testimonianze di famiglie che addirittura non hanno appunto nemmeno aggiornamenti sullo stato di salute dei propri cari. Quindi questo ci sembra assolutamente un tema cruciale che deve essere affrontato con la massima urgenza da parte delle autorità. E infatti fa parte delle nostre raccomandazioni che continuiamo a portare, delle nostre istanze che continuiamo a portare in sedi istituzionali con appunto parlamentari. Siamo stati uditi in Commissione Diritti Umani del Senato il mese scorso proprio su questi temi e sulle violazioni dei diritti umani. E abbiamo appunto menzionato a più riprese il tema delle politiche di visita e l'emergenza di trovare soluzioni alternative che ovviamente proporzionalmente a rischio, ma però che riescano a garantire contatti significativi e affettivi di qualità per le persone, per gli ospiti delle strutture sociosanitarie. Oltre a questo tema, noi chiediamo alle autorità, e continuiamo appunto a chiederlo anche in sede istituzionali, che si aprano in chiesa pubblica indipendente che sia basata su un approccio di diritti umani e che quindi in parallelo alle inchieste che ci sono in corso, di cui Consuelo Locale, avvocato Consuelo Locati, ci darà conto tra pochissimo, noi crediamo che in parallelo a questo sia necessaria un'inchiesta pubblica però che faccia luce in maniera più olistica sulle mancanze che ci sono state all'interno delle strutture rispetto appunto alla risposta all'emergenza, che sia analizzata la preparazione generale e la risposta alla pandemia per quanto riguarda appunto le RSA e che questa inchiesta permetta di fare luce su quanto è avvenuto e quindi anche di apprendere per i mesi prossimi e per i tempi che verranno per non ripetere gli stessi errori. A livello parlamentare sappiamo che c'è del dibattito, abbiamo recentemente avuto informazione rispetto ad una proposta di un disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta per le RSA da parte dell'onorevole Guidolin. Attendiamo, perché sappiamo che non è stata ancora calendarizzata la discussione su questa proposta di legge, però è importante che questo tema vada avanti. Oltre a questo, chiaramente continuiamo ad insistere insieme ad altre organizzazioni che lo fanno di mestiere meglio di noi, come GIMBE, la comunicazione pubblica ed esaustiva di dati cruciali rispetto alle strutture, alle case di riposo, che possano essere consultati in maniera pubblica e olistica. Questo proprio in vista di creare una banca dati nazionale che raccolga appunto le informazioni importanti in maniera omogenea e quindi che ci permetta anche di poter comparare le situazioni, perché ad oggi noi non siamo in grado di fare nemmeno dei confronti e di capire quale regione ha fatto meglio di un'altra, anche proprio per andare ad apprendere da quanto è avvenuto. E chiediamo anche al Ministero della Salute di insistere sia sull'applicazione delle linee guida del 30 novembre, ma anche in maniera urgente di applicare decisioni mediche sempre basate su analisi cliniche individualizzate senza assolutamente mai discriminare le persone anziane o altri tipi di categorie dall'accesso alle cure mediche che queste persone appunto meritano come tutti gli altri. Chiaramente consapevoli delle difficoltà che esistono anche a livello ospedaliero. Io per il momento mi fermo qua, se ci sono domande sono ovviamente a disposizione e vi ringrazio per il momento. E scusate la mia voce. Grazie, grazie a Deborah Del Pistoia di Amnesty International, che ringraziamo per tutto il lavoro che fa quotidianamente e per i diritti civili. Per quanto riguarda, mi riallaccio al discorso che stavi facendo tu delle numerose vittime che ci sono state a causa del Covid.
Nella prima ondata in particolare la località, la città più colpita in assoluto in Italia è stata Bergamo, con tutte le valli bergamasche. Tutti quanti ricorderanno i carri militari che portavano via le salme delle vittime da Bergamo. È un'immagine che rimarrà impressa per sempre nella nostra memoria. Proprio di questo e di quanto accaduto e affinché sia fatta verità e giustizia, si sta occupando fin dall'inizio, quindi da ormai un anno, un team di avvocati. L'avvocato Consuelo Locati, che questa sera ha accettato il nostro invito, ci parlerà di quello che stanno facendo e a che punto sono le indagini. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, noi è da un anno, alla fine, che è quasi un anno ormai, che ci stiamo occupando di quello che è successo, perché non solo Bergamo, ma anche Brescia in particolare, sono state le due città più falcidiate, soprattutto nella prima fase. E fin dall'inizio avevamo capito che c'era qualcosa che non funzionava. E che non c'era stato detto, perché non era possibile che rimanessero inspiegabili le centinaia e poi purtroppo le migliaia di morti che insomma noi abbiamo avuto in tutte le nostre case. Un aggiornamento molto veloce, nel senso che vabbè, ci sarebbe da discutere molto, però facciamo una sintesi. Tutto, anche la questione purtroppo delle RSA, dei tanti defunti e deceduti nelle RSA, si può, diciamo così, riportare a quello che noi abbiamo, fatto emergere, e cioè l'assenza di un piano pandemico nazionale adeguato, che, sembra qualcosa che possa non toccare ogni ambito, anche quello delle RSA, ma in realtà è quello che doveva proteggere sia gli ospiti delle RSA e sia gli operatori e i medici, gli operatori sanitari all'interno delle RSA. Perché il piano pandemico nazionale adeguato doveva essere redatto e appunto adeguato in forza di una decisione del Parlamento europeo dell'ottobre del 2013, mi pare la 1082 del 2013, che recepiva la modifica di quello che è il regolamento sanitario internazionale che era stato anche sottoscritto dall'Italia. Questo regolamento sanitario internazionale prevedeva una serie di criteri e di parametri che ogni Stato che l'aveva sottoscritto avrebbe dovuto recepire anche nel proprio piano pandemico per, diciamo così, avere gli strumenti per poter tutelare non solo la vita dei cittadini, ma prima di tutto la vita degli operatori, la sicurezza degli operatori sanitari e situazioni di fragilità come quelle degli ospiti all'interno delle RSA, delle case anche di recupero, insomma, perché non ci sono poi solo le RSA, ma comunque tutte le strutture che ospitano persone caratterizzate da un po' più di fragilità. Ecco, noi questo regolamento sanitario internazionale non l'abbiamo modificato nel 2005, e poi ulteriormente, insomma, aggiornato nel 2013, non l'abbiamo mai recepito. Ma quello che è grave è che noi abbiamo dichiarato invece di avere tutto quello che era necessario per tutelare non solo la vita dei cittadini in generale, ma anche e soprattutto la vita delle persone più fragili. La delibera che io considero criminale, in particolare di Regione Lombardia, che era quella, mi pare, del 22-23 marzo, che obbligava tutte le pena, no, scusa, scusate, dell'8 marzo, mi pare, che pena la revoca dell'accreditamento, obbligava tutte le strutture, in particolare le RSA, ad accogliere
pazienti Covid dimessi dagli ospedali non ancora negativizzati. È una delibera criminale perché non ha tenuto conto del fatto che le nostre strutture non erano e non sono organizzate in modo tale da poter accogliere sicuramente pazienti Covid non ancora negativizzati, ma in strutture e in edifici separati rispetto a quelli dove vengono ospitate le persone normalmente. E soprattutto avere personale medico sanitario che fosse deputato solo a quegli edifici e non che passasse da un edificio all'altro, da un reparto all'altro, comunque da un piano all'altro, perché il fatto di questo si tratta, contagiando anche inconsapevolmente le persone, le persone più fragili, comunque le persone ospiti delle RSA. Questo è comunque riportato a quello che io definisco la destrutturazione della sanità pubblica, la medicina territoriale, perché? Perché noi abbiamo avuto nel corso degli anni, purtroppo, questa tendenza consolidata ed attuata di non dare spazio e non di valorizzare, ecco, proprio la medicina, la sanità pubblica, anche che coinvolge chiaramente le strutture che ospitano persone fragili, persone anziane, chiaramente favorendo la privatizzazione, ma una privatizzazione che, diversamente da quello che succede in altri paesi europei, penso alla Germania, durante l'emergenza Covid, è rimasta isolata perché? Perché noi non abbiamo avuto, perché non siamo dotati, di un coordinamento, soprattutto nell'emergenza. In Germania ci sono tantissime, c'è una medicina tutto sommato privatizzata, ma in una situazione come quella che è successa emergenziale, la Germania ha nel piano pandemico adeguato una struttura tale per cui tutto viene accentrato e diventa praticamente pubblico, cosa che invece in Italia non è successa. Questa è una delle cose che noi chiaramente poi abbiamo contestato anche nell'atto di citazione che abbiamo notificato e per cui adesso ci sarà una causa, la prima udienza civile l'8 di luglio. E, di fatto, la parte, voglio dire, importante è costituita dalle violazioni di legge. Violazioni di legge sia in ambito nazionale che in ambito sanitario, che sono violazioni di legge che hanno comportato poi una strage in Italia e quindi chiaramente adesso non mi ricordo se siamo addirittura arrivati a 112-113 mila decessi, mi pare, ieri, se non qualcosa di più. Tutto questo perché? Perché noi non avevamo fatto niente per poterci preparare prima ed affrontare poi questa emergenza pandemica, ma probabilmente non eravamo nemmeno così tanto preparati ad affrontare un'emergenza sanitaria influenzale un po' più forte della norma. Quello che è successo nella prima fase pandemica, che per tanti mesi volevano far passare come semplicemente uno tsunami, e tsunami non è stato, è diventato ancora, si è peggiorato nella seconda e nella terza fase, perché come giustamente è stato detto, nella seconda e nella terza fase noi almeno potevamo avere il tempo per cercare di mettere una pezza a quello che non avevamo avuto nella prima fase. Per cui i mesi estivi dovevano essere utilizzati per prendere delle strutture e utilizzarle solo, per esempio, per pazienti Covid non ancora negativizzati, piuttosto che utilizzare strutture solo per i pazienti Covid, per fare scorte, per esempio, di vaccini antinfluenzali. In Lombardia, il vaccino antinfluenzale, non c'era fino a fine novembre perché si erano dimenticati di fare scorte ed approvvigionamenti. La seconda e la terza fase sono stati ancora più gravi, ma perché c'era la consapevolezza delle conseguenze
che avrebbe portato questo reiterare la nostra totale e assoluta impreparazione. Noi nella prima fase non avevamo dispositivi di protezione individuale, i medici in primis non ce l'avevano, non ce li avevano perché noi non avevamo ascoltato quelle che erano le direttive sia dell'OMS sia anche del Centro Europeo sulle malattie trasmissibili, insomma, che imponeva di prepararsi facendo scorte, ma soprattutto scorte di dispositivi che erano adatti a proteggere soprattutto gli operatori sanitari e i medici. A fine ottobre del 2019, addirittura l'OMS aveva emanato una guida in cui diceva esattamente cosa dovevano preparare gli stati, okay, cosa dovevano preparare soprattutto in ambito sanitario, perché una pandemia sarebbe arrivata. L'Italia bellamente ha ignorato anche questa ultima avvisaglia pubblica come linea guida dell'OMS. È chiaro che voglio dire, quello che noi stiamo cercando di fare con queste azioni giudiziarie è quello di far rilevare davvero delle violazioni di legge, degli atti omissivi che hanno avuto una conseguenza veramente tragica. E lo facciamo nei confronti di quelle istituzioni che sono e che rimangono responsabili anche a fronte di come è strutturata la normativa italiana rispetto alla sanità, a quelle istituzioni che avevano l'obbligo di mettere a punto un piano che prevedesse di essere sia preparati precedentemente, insomma, ad avere tutto quello che era necessario in vista di una probabile epidemia e sia anche per far fronte, per dare una risposta a un virus che poi purtroppo è entrato in Italia pur nella consapevolezza di tutti che era già presente in Italia. Ricordo che già a gennaio tutti sapevano che il virus era già presente in Italia e noi abbiamo continuato a dare informazioni alle persone che invece era poco più di una banale influenza. Questo la dice lunga su cosa noi, di quello che le istituzioni erano consapevoli, no? Per cui abbiamo sottovalutato, anzi hanno sottovalutato, ritenendo che fossimo pronti ad affrontare qualsiasi emergenza, cosa che invece non avevamo. Quindi il fine, da un punto di vista giudiziario e civile, è quello di rilevare violazioni di legge e di far assumere la responsabilità alle istituzioni di quello che è successo. In ambito penale c'è una indagine epocale che viene portata avanti a 360 gradi, materia in modo assolutamente ammirevole da parte della Procura di Bergamo, che va a individuare le responsabilità penali da parte delle persone che queste istituzioni comunque rappresentano. La parte dell'indagine penale adesso dovrebbe arrivare a fine giugno, la chiusura delle indagini preliminari. Stiamo attendendo il deposito della perizia del professor Crisanti. Per quanto riguarda l'ambito civile, vedremo poi, dopo la prima udienza, la posizione anche di Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute. Di fatto, quello da cui è derivata tutta questa strage è stata veramente l'omissione, di atti da parte delle istituzioni e atti che erano fondamentali per salvare la vita di tutti i cittadini, in particolare delle persone fragili. Io penso che potrei fermarmi qui se non avete altre domande. Grazie. Grazie all'avvocato Locati e tutto quello che ha detto è sicuramente vero, corrisponde in maniera assoluta alla realtà. E non dimentichiamo anche la delibera di fine marzo di Regione Lombardia che vietava di portare le persone in ospedale, in particolare dall'RSA.
Spero che sia io come persona che ha avuto una vittima dentro un RSA che tutte quante le persone che hanno avuto vittime continuano a lottare affinché sia fatta luce. La ringrazio per il suo Grazie, volevo impegno. semplicemente, scusi se la interrompo, Ci specificare una mancherebbe. piccola cosa. Quello che noi rappresentiamo non solo i parenti delle vittime di Bergamo, Brescia o della Lombardia, noi rappresentiamo parenti delle vittime davvero di tutta Italia. Abbiamo persone, parenti che vengono dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Lazio, dalle Marche, dalla Toscana, dal Veneto, dal Piemonte, dall'Emilia, anche dal Friuli Venezia Giulia. Per cui diciamo che rappresentiamo tanti cittadini che finalmente hanno deciso di non accettare più passivamente quello che è successo, ma di chiedere davvero una spiegazione a tutte le istituzioni. Scusate, era solo una No, piccola precisazione. ci mancherebbe di giusto anche perché purtroppo ultimamente stiamo assistendo all'archiviazione da parte di alcune procure su diverse indagini al riguardo. Quindi Purtroppo sì. Grazie. auspichiamo che questo non avvenga più. Grazie a lei, darei la parola a Antonio Burattini adesso. Sì, grazie Giulia. Intervengo di nuovo per presentare Mauro Caffo. Mauro Caffo è il vicepresidente di Libro Verde, un comitato dell'Emilia-Romagna, nonché operatore sanitario che lavora dentro una struttura dell'Emilia Romagna a Parma e è tra l'altro anche un delegato USB. Questo è uno dei motivi con cui noi intendiamo collaborare con gli operatori sanitari, con il personale che lavora dentro le strutture, perché sono fondamentali, secondo noi, avere un rapporto con loro per tutelare le persone che si trovano dentro tutte queste strutture. Ripeto, sono fondamentali e quindi noi nei nostri documenti mettiamo sempre che queste persone vanno tutelate, devono essere garantite nei loro contratti, nella loro gestione degli orari di lavoro, nella loro diciamo tutela soprattutto dei diritti che hanno come lavoratori, perché se sono tutelati e lavorano in maniera tranquilla, se vogliamo dire, sicuramente danno molto di più rispetto a quello che si verifica oggi, che già ha detto Deborah Del Pistoia quando ha parlato prima di quello che è successo e quello che succede ancora oggi dentro queste strutture, con una gestione del personale che non è proprio nei limiti della legge. Quindi ecco, do la parola a Mauro, però volevo anche ricordare una cosa, che noi come Comitato Anchise e come CUB Sanità di Roma, ieri abbiamo fatto una manifestazione sotto il Ministero della Sanità. Siamo stati ricevuti da un funzionario, dal dottor Patacchia del Ministero della Sanità, proprio per ricordare i problemi dei lavoratori della sanità e il problema degli ingressi, come è stato ribadito anche prima, degli ingressi nelle strutture. Non vogliamo più che restiamo fuori, che non possiamo vedere i nostri. E quindi ieri abbiamo fatto un ulteriore intervento presso il Ministero della Salute. Lascio adesso la parola a Mauro, così parlerà da operatore sanitario che si trova dentro le strutture, che opera dentro le strutture. Grazie. Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Mauro Caffo, lavoro come operatore sociosanitario presso l'ASP di Parma. Sono vicepresidente del Comitato Regionale Familiari Operatori Libro Verde e delegato dell'Unione Sindacale di Base. In questa importante iniziativa vi vorrei parlare del lavoro che viene svolto da operatori e infermieri all'interno delle residenze per anziani, un lavoro duro, pesante, usurante mentalmente e fisicamente.
È un lavoro che negli ultimi anni è diventato purtroppo un lavoro meccanico, un lavoro basato esclusivamente sulla quantità e non sulla qualità. Uno dei punti che è venuto meno in tutti questi anni di lavoro è la parte della relazione. La relazione è l'elemento fondamentale in questo lavoro, soprattutto con anziani, disabili e persone non autosufficienti. Questa relazione è venuta meno, l'empatia, il poter entrare in contatto con le persone, perché noi operatori diventiamo il loro punto di riferimento, diventiamo elementi della loro famiglia e questo è venuto meno. Voi tenete presente che ci sono vari problemi che hanno portato al disastro che abbiamo vissuto e uno fra questi è proprio il tempo che viene dedicato. Il tempo che è basato principalmente sul rapporto numerico. Tenete presente che nella maggior parte dei casi, anzi quasi la totalità, si parla in un reparto di 26 anziani, si ha due operatori in turno e un infermiere per 50 anziani. Quindi con questi rapporti numerici, pensate bene che tipo di rapporto, che tipo di servizio noi siamo in grado di poter offrire. E tutto questo qua è basato su dei criteri assistenziali, quelli che viene chiamato il case mix. Il case mix sono i minuti, si parla di minuti, di assistenza e di cura da poter dedicare al paziente in base al proprio grado di livello di gravità di salute e le sue condizioni. E questi minuti, in media, si parla di 7 minuti per anziano. Quindi in 7 minuti, tenete presente che si perde, non è più il lavoro su cui dovrebbe essere basato il lavoro di cura. E in tutto questo, quindi il minutaggio è quello che poi ha portato, alla porta, anzi al personale insufficiente all'interno di queste residenze. Poi tenete presente che poi tanti altri problemi come le strutture fatiscenti, vecchie, spazi inadeguati, la promiscuità delle patologie all'interno delle residenze per anziani. Altro dato importante, in Italia più dell'80% delle strutture residenziali per anziani sono a gestione privata, neanche il 20% sono a gestione pubblica. Quando abbiamo visto che durante la prima ondata, durante questa pandemia, non solo durante la prima ondata, il servizio pubblico è quello che tiene in piedi il paese. Vorrei fare un piccolo passo indietro. Durante la prima ondata, io come operatore, ma tutti i miei colleghi, quindi parlo anche soprattutto degli infermieri, di tutto il personale impiegato all'interno delle residenze per anziani, abbiamo visto l'impotenza di non poter prestare le dovute cure alle persone. Questo perché non ci sono gli investimenti, perché la maggior parte delle strutture non è presente l'infermiere di notte, perché ci sono medici appena per 10, 12, massimo 15 ore settimanali, medici di medicina generale, quando sarebbero necessari dei geriatri all'interno delle strutture. E il Covid ha semplicemente scoperchiato, ha fatto emergere in una maniera prepotente agli occhi dell'opinione pubblica i problemi che si vivono all'interno di questi servizi che abbiamo da sempre denunciato e continueremo a denunciare. In questo anno, per fortuna, abbiamo intrapreso questo percorso di sinergia tra familiari e operatori, perché siamo fermamente convinti che sia l'unico modo per riuscire ad ottenere dei risultati e poter cambiare le cose. Perché ormai, vi ripeto, è diventato un lavoro meccanico basato esclusivamente sul profitto, perché comunque quando noi si parla di strutture private, quando i familiari, gli anziani devono pagare delle rette salatissime, quando invece che cosa si può fare per migliorare questi servizi? In primo luogo un maggiore ruolo e gestione da parte del sistema sanitario, quindi personale adeguatamente formato, maggiori presenze di personale infermieristico e medico all'interno delle strutture, una politica di investimenti a livello strutturale, quindi ammodernamento, costruzione di nuove strutture che avrebbero potuto evitare quello che è avvenuto e che ancora in molti casi continua a avvenire, tranne piccole realtà. E in tutto questo chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo il malato, il paziente e il lavoratore. Perché, come dicevo, in quei servizi privati, dove la maggioranza sono privati, vengono applicate condizioni contrattuali ai lavoratori, ai limiti dello sfruttamento. E questo qua cosa porta? Porta
personale in fuga, specialmente in quest'ultimo anno, assorbiti principalmente dai sistemi ospedalieri e dalle ASL, lasciando le RSA sguarnite del personale necessario. E quindi cosa serve? Serve che il sistema sanitario si faccia carico. Serve che comunque anche da un punto di vista contrattuale venga applicato il contratto di sanità pubblica, perché negli ultimi anni con l'invecchiamento della popolazione le patologie sono sempre più complesse da un punto di vista sanitario, in cui è necessario avere un'adeguata preparazione, per cui non è inutile pensare che vengano applicati contratti privati come quelli delle cooperative sociali, come i contratti ANAste o come il contratto degli enti locali per le strutture gestite pubblicamente dai comuni. E questi qua sono i punti su cui bisogna premere per incentivare il personale, aumentare. E come dicevo poco fa, quello è il problema della promiscuità delle patologie. Una soluzione potrebbe essere all'interno di ogni struttura creare dei nuclei Alzheimer adatti, che comunque si parla di investimenti non eccessivi, quindi creare stanze sensoriali, giardini Alzheimer, come magari sta avvenendo, posso dirlo chiaramente, nell'azienda dove lavoro. Logicamente deve essere collegato poi a una formazione adeguata del personale. Qui mi collego su quello che è il problema dell'operatore sociosanitario, che specialmente dal 2008 ho visto che è diventato il ripiego della crisi, lavorativa, dove persone giustamente perdono il proprio posto di lavoro e si rimettono in gioco in questo lavoro, quando comunque il lavoro di cura, lo dico chiaramente, non è un lavoro per tutti, è un lavoro che comunque ci devi essere portato. E non parlo di missione umanitaria perché è un lavoro e io per primo mi reputo un professionista. E quindi cosa fare? Che i corsi professionali di qualifica dell'OSS non devono essere questi corsi privati dove le persone spendono dai 2.500 anche 3.000 euro per diventare OSS, quando invece i corsi devono essere gestiti direttamente dalle ASL. E quindi con un controllo ben più preciso e una formazione migliore all'interno di riuscire della formazione. E quindi tornando su quello che è poi una formazione, su quelle che sono le malattie dei disturbi comportamentali nell'anziano, che invece, come dicevo, promiscuità, che non ti permette di poter offrire la dovuta cura. Chiudo ringraziando Medicina Democratica, l'associazione Anchise per questo spazio che ci dedica e questa collaborazione che ormai si sta portando avanti con la speranza di riuscire ad ottenere dei risultati maggiori. Grazie a Mauro Caffo per il suo intervento. E sì, è sicuramente fondamentale l'aspetto dei lavoratori all'interno di queste strutture. Altro aspetto fondamentale, sentito in particolare in questo momento da tutti i parenti, è l'accesso alle visite. E di questo ci parlerà l'associazione Diana, in particolare la presidente dell'associazione, Donatella Uliosi. Buonasera Donatella. Grazie. Sono ancora un po' scossa da tutto quello che ho sentito fino adesso, perché devo dire Forse che... non ti sentiamo, forse devi attivare l'audio. No, l'audio l'ho attivato, non mi sentite? Vediamo. Sì, si Ma sente. io la sento. Si sente? Sento io, Ok, sì. no, dicevo, sono rimasta molto scossa da tutto quello che ho sentito fino ad ora, no? Perché seppur sono cose che noi conosciamo ormai da più di un anno, perché i primi nostri interventi come associazioni di tutela risalgono ancora ad aprile di un anno fa, quindi aprile del 2020, per segnalare tutte queste situazioni, queste difficoltà e questa emergenza, ma comunque fanno sempre un certo effetto. La nostra associazione, che è un'associazione di tutela di persone non autosufficienti, quindi anziani o disabili, comunque malati cronici non autosufficienti, sta rilevando che oggi, a un anno di distanza, diciamo, dal primo lockdown, le persone che sono sopravvissute al Covid all'interno di queste strutture
sono attualmente fortemente provate da quello che è l'isolamento, l'isolamento coatto a cui purtroppo sono sottoposte da ormai più di 400 giorni. Cosa significa questo? Significa che pur essendo consapevoli tutti noi del fatto che quando è arrivato il Covid, ci ha trovati completamente disarmati e quindi ci ha anche obbligati subito ad adottare, diciamo, l'arma di difesa più semplice, che era quella della politica dell'isolamento, della restrizione dei contatti sociali. Dobbiamo riconoscere che a un anno di distanza, cioè a 400 giorni di distanza, quest'arma si è rivelata non priva di effetti collaterali e soprattutto un'arma a doppio taglio, nel senso che a farne le spese è stata soprattutto questa popolazione istituzionalizzata, una popolazione appunto di persone molto fragili. Le associazioni di tutela, come Diana, e i comitati dei familiari dell'RSRSD non è che sono rimaste, diciamo, inermi in tutto questo tempo, anzi, diciamo che insieme appunto a familiari e rappresentanti legali hanno interpellato più volte i direttori delle strutture, nella speranza di ottenere almeno la vaccinazione completata all'interno dei pazienti, una modifica urgente delle regole di visita per gli accessi. Abbiamo interpellato anche gli assessori regionali alla sanità, i governatori delle regioni, i direttori delle ASL, le ATS, il ministro della Salute, l'onorevole Roberto Speranza, a cui è stata chiesta la stesura di un protocollo post-vaccinale, un protocollo uniforme, chiaro, che consentisse la riapertura almeno anche solo parziale, ma comunque con tutte le protezioni del caso, del centro servizi. Siamo ancora in attesa di una risposta oggi e questo ci rattrista molto, perché diciamo che, come è emerso anche dalle parole delle persone che mi hanno preceduto, no? Denota una grande mancanza di rispetto da parte dell'istituzione verso il cittadino, denota una mancanza di ordine, nel senso che nell'autonomia regionale per quanto riguarda la gestione della sanità, purtroppo, questo ha causato una serie di iniziative individuali dei vari governatori delle varie regioni e poi giù a scendere in cascata anche nelle varie strutture. E questo quindi crea confusione, crea disorientamento nelle persone. Non ci sono poi, a sostegno ancora di questa chiusura che continua ad andare avanti, evidenti motivi scientifici che di per sé soli giustifichino il fatto che, anche se la campagna vaccinale, diciamo, conclusa, non sia permesso ancora l'accesso alle strutture. E su questo, varie proposte sono state fatte, anche quella di individuare una persona per nucleo familiare che, vaccinata, possa accedere con tutti i dispositivi, di controllo, a visitare magari sempre il parente che è all'interno. Perché questo è molto importante? È importante perché l'accesso del familiare alla struttura ha anche una funzione di controllo, una funzione di controllo che è indispensabile. Perché quando manca la trasparenza, quando manca la comunicazione all'esterno, dall'interno dell'istruttore verso l'esterno, verso il familiare, verso il rappresentante legale, il tutore, cosa succede? Non si sa più nulla di quello che accade dentro. E quello che è successo ne è la dimostrazione. Noi abbiamo avuto delle segnalazioni molto, molto drammatiche, una in particolare, e penso che chiederò all'avvocato Consuelo Locati se posso contattarla per presentarle questo caso, perché potrebbe rientrare tra quelli da lei trattati. Poi non ci si spiega un'altra cosa, cioè negli Stati Uniti, per dire, una realtà sicuramente molto lontana da noi, non c'è che dire, però il centro, il CDC, che è il Centro di Controllo della Salute e di Prevenzione, nelle scorse settimane ha approvato e modificato un protocollo di linee guida per consentire come si dice, gli incontri tra persone vaccinate,
con degli accorgimenti molto semplici che potremmo adottare anche noi qui all'interno delle nostre RSA, nei CRA, nelle RSD. Se vogliamo pensare a una realtà un po' più vicina a noi, magari possiamo pensare a quello che invece hanno fatto in Belgio e in Francia, dove hanno già riaperto da diverse settimane gli accessi alle strutture. Ecco, magari quelle sono realtà che noi possiamo sentire più vicine, però comunque qui rimane tutto fermo. E come si diceva anche prima, in aggiunta a questo, invece, in Italia cosa succede? Che persino dopo la circolare ministeriale del novembre del 2020, che invitava gli enti gestori a far sì che i loro ospiti non morissero di solitudine dopo averla scampata magari al Covid, e quindi ripristinassero o favorissero l'incontro con i parenti, non solo è caduta nell'indifferenza generale, ma soprattutto anche a, diciamo, a somministrazione del vaccino avvenuta, non c'è stato, come dire, una prospettiva di cambiamento, non c'è nessuna prospettiva di cambiamento. Allora, dico, alcune strutture addirittura, noi sappiamo che nell'estate del 2020 sia l'Istituto Superiore di Sanità che alcune regioni, molte regioni, avevano fatto, come dire, codificato delle norme per la riapertura delle strutture, comunque sempre, come dire, in modo protetto, visite protette. Beh, noi in Veneto, e purtroppo quello che è stato detto prima del Veneto anche dalla dottoressa Del Pistoia di Amnesty, devo riconoscerlo, è una realtà in cui mi sono purtroppo riconosciuta, nel senso che gli organismi, le RSA, le strutture, anche quelle private, che non dimentichiamo che una struttura privata, una volta che è accreditata, è un ente gestore che fornisce un servizio pubblico. Sarà anche privata, ma è un ente gestore che deve fornire un servizio pubblico perché è accreditata. Okay? Quindi dovrebbe essere sottoposta agli stessi controlli, dovrebbe attenersi a quelle che sono le regole previste dal Servizio Sanitario Nazionale per l'accreditamento. Bene, ma non voglio, diciamo, distrarmi su questo. Niente, dicevo, ci sono comunque delle strutture che non concedono neppure le visite, come si dice, protette. Addirittura adesso, con la bella stagione, neanche all'esterno. Se ci ricordiamo di quello che recita la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'obiettivo a cui tutte le nazioni della Terra devono tendere, e qui ve lo leggo perché non lo saprei ricordare a memoria, il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del più alto livello possibile di salute, definita come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente assenza di malattia o infermità. Ecco, noi queste parole le dimentichiamo troppo spesso, non le facciamo presenti abbastanza spesso. Non si può negare che se noi segreghiamo le persone fragili istituzionalizzate, non gli stiamo garantendo il più alto livello possibile di salute, ma ci stiamo limitando alla mera sopravvivenza delle gente, cioè gli stiamo garantendo il limite di sopravvivenza. E allora adesso concludo con questa riflessione. Esiste una grande differenza tra assicurare la vita della persona e farla vivere con dignità e limitarsi a garantirne la sopravvivenza e farla vivere senza dignità. Grazie, ho concluso. Grazie, dottoressa Donatella Liosi, per questo suo intervento che ci ha dato anche lei uno spaccato di quello che sta accadendo all'interno dell'RSA, di questo mondo particolare e di tutte le strutture dove ci sono persone disabili e fragili. Adesso volevo presentare la dottoressa Francesca Parolari, che ringraziamo per il suo apporto che ci darà in una fase cruciale. La dottoressa Parolari praticamente ha studiato insieme al dottor Livio Del Bosco un protocollo per la riapertura
delle visite dentro le strutture, dentro le RSA. La dottoressa questa cosa l'hanno messa in pratica in Trentino, dove presidente della PSP, Opere Romani di Naomi, e ex presidente di Unipa. Perché ex presidente? Perché per questa sua intraprendenza nel fare questo documento, nel cercare di far rientrare le persone, i parenti dentro l'RSA, ha dovuto lasciare l'incarico da presidente. Quindi adesso però lei ha fatto questo studio, l'hanno messo in pratica e hanno fatto anche una sorta di rodaggio su questo studio che è stato realizzato in queste strutture trentine. E quindi le do la parola così ci illustra quello che hanno pensato, quello che secondo loro può essere un modo per poter permettere ai familiari di rientrare in queste strutture e ridare quell'affetto, quel giusto calore ai propri cari che stanno lì dentro da un anno e che non vedono più nessuno. Grazie. A lei, dottoressa. Grazie, grazie dell'invito che abbiamo accettato molto volentieri e quindi ringrazio gli organizzatori di questa occasione che ci permette di presentare proprio a livello nazionale, visto che appunto i partecipanti un po' a questo momento vengono da tutta Italia, insomma il progetto che stiamo mettendo in atto in alcune strutture del Trentino. Ecco, io rappresento appunto una APSP. In Trentino moltissime strutture, le ex IPAB, sono state trasformate ancora agli inizi del 2000, insomma nel 2007 in particolare, in aziende pubbliche di servizi alla persona. Quindi la maggior parte delle RSA in Trentino, diciamo circa l'85%, è gestito da queste aziende pubbliche di servizi alla persona e solo una parte sono prettamente del privato sociale. Ecco, in qualità di presidente di Opera Romani, sono stata eletta presidente di UPIPA 3 anni fa. UPIPA rappresenta, significa proprio Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza, che raggruppano di fatto tutte le APSP pubbliche, che sono più di 40, ed alcune realtà private. Ecco, questo un po' per dare la cornice, giuridica e istituzionale delle nostre realtà in Trentino. Ecco, noi appunto abbiamo affrontato come tutti in Italia la pandemia, l'abbiamo affrontata io credo veramente anche in maniera buona. Ecco, abbiamo chiuso subito in marzo quando la sera stessa dell'emanazione del DPCM ai primi di marzo da parte di Conte, noi a mezzanotte abbiamo mandato la comunicazione di chiudere le strutture visto il grande rischio, anche contro un indirizzo invece politico che in quel periodo ci diceva di tenere aperto e di consentire comunque la visita di un familiare. Noi verificando di fatto il grave rischio che correvamo, insomma, abbiamo deciso di chiudere. Abbiamo mantenuto diciamo, un atteggiamento veramente molto prudente perché il rischio biologico era evidentemente molto molto alto. Ecco, e noi siamo, e anche, mi preme anche precisare una cosa. Ecco, noi già nel giugno dell'anno scorso abbiamo attivato le visite protette in tutte le nostre strutture, ovviamente con vetro, con plexiglass, ogni struttura l'ha messa in pratica come, diciamo, come ha potuto, ma comunque ha consentito comunque già in giugno l'accesso. Ricordo anche che invece in aprile, quindi ad un mese dallo scoppio della pandemia, ecco, in Trentino abbiamo aperto la prima RSA Covid. Come si diceva prima, che si auspicava la realizzazione di strutture dedicate esclusivamente ai malati di Covid, ecco, noi in aprile, grazie allo staff tecnico di Opera Romani, abbiamo aperto a Volano, che è un comune fra Trento e Rovereto, il primo hub Covid italiano per 80 posti. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, affrontato la pandemia, a mio avviso, in maniera adeguata con tutti gli strumenti che potevamo mettere a disposizione. Siamo arrivati alla fine di dicembre, diciamo partendo con le vaccinazioni e quindi abbiamo vaccinato proprio a tappeto, grazie anche al supporto notevole dell'azienda sanitaria, la quale Trentina, la quale ha detto si vaccinano in primis gli ospiti dell'RSA.
Ecco, quindi di fatto noi a fine dicembre abbiamo vaccinato il 31, l'1, il 2, abbiamo vaccinato sempre e siamo partiti con 12 strutture, poi mano a mano si sono aggiunte le altre. A metà febbraio di fatto avevamo condiviso con l'assessore provinciale la necessità appunto di allentare le misure. Ecco, in quel periodo lì eravamo zona gialla, l'assessore aveva, il presidente della provincia avevano detto faremo un'ordinanza che vi permette insomma di aprire assumendoci noi la responsabilità, poi siamo diventati arancioni e poi addirittura rossi e questa possibilità è venuta meno. Nonostante questo noi abbiamo fatto un'assemblea in cui io personalmente ho detto dobbiamo comunque in ogni caso, visto che il rischio biologico ormai è azzerato, dobbiamo sicuramente aprire e trovare un modo. Ecco, lì mi sono trovata oggettivamente davanti ad un muro, nel senso che i miei colleghi, la stragrande maggioranza, dicevano no, bisogna essere prudenti, ci sono ancora le varianti. Insomma, per farla breve, abbiamo ritenuto di che noi non potevamo assumere decisioni che ancora incidevano sulla qualità della vita dei nostri ospiti, basandoci solo su percezioni personali e non su risposte scientifiche. Grazie alla collaborazione e all'impegno del dottor Dal Bosco, a cui poi darò la parola, che è biologo ed è anche psicologo, abbiamo redatto un protocollo. Il protocollo è stato validato dal punto di vista tecnico da parte dell'azienda sanitaria e i nostri direttori sanitari, sulla base di questo protocollo, hanno disposto in assoluta aderenza e rispetto del DPCM nazionale di aprire le visite in presenza nel modo, ecco, di avviare comunque un percorso di avvicinamento dei familiari agli ospiti in assoluta sicurezza. Ecco, quindi noi abbiamo attivato questa ormai da un mese e adesso appunto la situazione è monitorata appunto da un mese, abbiamo anche valutato l'impatto. Adesso il dottor Dal Bosco, a cui lascio la parola, presenterà anche i risultati di questa valutazione, diciamo, psicologica che è stata fatta sul benessere dei nostri anziani. Ecco, io ho fatto assunto questa decisione, scatenando, come avrete visto, insomma, anche una serie di reazioni, però credo che in questo momento il rischio biologico rispetto ai rischi del decadimento di cognitivo e del benessere della lesione, insomma, dei diritti fondamentali delle persone non fosse più accettabile. Ecco, lascio la parola al dottor Dal Bosco per entrare nel dettaglio. Buongiorno, io condivido alcune slide così avrete modo di seguire. Vedete? Ci vedono? Sì, sì. Perfetto. Allora, io credo che questa immagine che vedete qua sotto rappresenti molto bene quello che è successo quando abbiamo cominciato a far incontrare i familiari coi propri cari, genitori, figli, padri, madri, coi propri figli. Quella fotografia lì credo sia emblematica di quello che è successo. E chiariamo subito un punto. Noi crediamo che in vigenza del DPCM ci sia comunque la possibilità di mettere in atto delle azioni che portino, come abbiamo visto, all'incontro tra i familiari in presenza. E non crediamo che il DPCM costituisca un ostacolo a questo. Basta leggere il rapporto numero 6 del 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale mette chiaramente in evidenza due aspetti. Uno, che ogni struttura deve contemperare e proporzionare alla situazione epidemiologica e i propri interventi e modificarla in relazione al mutare delle condizioni. Come giustamente è stato messo in evidenza prima, il primo, diciamo, elemento da prendere in considerazione e che pesa in maniera molto rilevante è l'avvenuta vaccinazione degli anziani. Il secondo elemento messo in evidenza nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità
è l'effetto deleterio che la separazione, il perdurare dell'isolamento e della separazione tra i familiari e gli anziani, i propri affetti, può avere sul quadro di salute generale, dice il rapporto di DSS, che addirittura può portare a prognosi infausta repentina. Quindi questo è un po' il quadro. Il garante ha anche messo in evidenza la rigidità nell'estendere l'applicazione di provvedimenti limitativi anche a fasi successive alla fase 1 della pandemia, stigmatizzando gli atteggiamenti che prevedono di far entrare nella struttura i familiari solamente nei casi di fine vita, autorizzati dal direttore sanitario. E questo ovviamente è confermato da tutta la letteratura. Dopo io metterò a disposizione queste slide naturalmente e potrete leggerle con calma. Tutta la letteratura rintracciabile con pubblicazioni anche, come potete vedere, del 2020, quindi molto recenti, evidenziano il disagio provato dagli anziani come popolazione a maggiore rischio nel momento in cui vengono interrotti i legami, le possibilità di incontro con i familiari o legami amicali, che aggrava ulteriormente la vulnerabilità autopercepita da parte dell'anziano. Si descrivono situazioni di ansia, di depressione, paura di morire, attacchi di panico, ipocondria e senso di impotenza. Noi naturalmente abbiamo messo a punto il nostro progetto partendo dal presupposto che in questa fase a vaccinazioni avvenute e compiute e a disponibilità di DPI, il bilanciamento tra rischi e benefici penda assolutamente a favore del consentire la modalità di incontro tra ospiti e familiari, cioè prevalga un rischio cognitivo, psicologico e psicorelazionale rispetto al rischio biologico. Va anche detto che, e sgomberiamo subito il campo, perché è bene riportare anche al dato scientifico, perché le cose non rimangano così nell'ambito dell'opinione, va detta chiaramente una cosa fondamentale: i vaccini funzionano. Non raccontiamoci storie rispetto a varianti e pericoli che il professor Burioni ha addirittura stigmatizzato come la variante terrorismo, perché allo stato attuale non esiste nessun dato di letteratura che dimostri che i nostri vaccini non funzionino sulle varianti. Funziona benissimo sulla variante inglese. Recentissimamente è uscito anche uno studio a marzo proprio sulla variante sudafricana. È uscito un altro studio il 29 del 3 che dimostra, diciamo, e indica, dopo andrà approfondito, ma comunque un abbattimento anche della trasmissione virale da parte dei vaccinati. I dati recenti del Regno Unito credo dimostrino tutto questo. Guardiamo quello che sta succedendo in Israele, credo che queste evidenze depongano a favore della possibilità di attivare appunto incontri in presenza tra gli anziani e i familiari. C'è un altro aspetto importante da prendere in considerazione, è l'aspetto che riguarda il rapporto tra situazione psicologica, sistema nervoso e sistema immunitario. Anche qui abbiamo una vasta letteratura che dimostra come ci siano ripercussioni assolutamente deleterie a livello di sistema immunitario per le persone che vengano messe nelle condizioni di non essere, diciamo, in salute dal punto di vista psicologico. Quindi l'incontro in presenza ha anche lo scopo di fungere da booster, da potenziatore dei processi di immunizzazione dei nostri anziani. Bisogna tenere presente anche questi aspetti qua. Per questo noi abbiamo messo a punto un protocollo operativo che prevede incontri in presenza con una fase di screening in entrata con termoscanner da parte del familiare, igienizzazione delle mani, utilizzo di DPI e guanti ed una serie di regole naturalmente che garantiscano la sicurezza di quello che avviene durante l'incontro. Noi è un mese che stiamo procedendo
con questo protocollo. E dopo vi presenterò anche i primi dati che abbiamo raccolto. Noi lo stiamo tracciando ciò che avviene sia con strumenti professionali con scale standardizzate, quelle che vedete qui, la Geriatric Depression Scale ed altre reattivi per la valutazione dei disturbi d'ansia e le prestazioni cognitive e le capacità di attività della nella vita quotidiana, ma anche con strumenti che somministriamo, quali interviste e raccolte di percezione, diciamo, di customer da parte dei familiari e anche degli anziani. Questo progetto, l'ha detto prima Dottoressa Parolari, questo protocollo è stato approvato dalle autorità sanitarie della provincia autonoma di Trento. E qui ho riportato le considerazioni che il dottor Benetolo, dirigente generale della PSS, ha fatto in relazione al nostro protocollo. Allora vedete che qui si dice chiaramente che si condividono le ragioni alla base del protocollo sperimentale che risulta stilato al fine di promuovere la ripresa delle relazioni sociali tra ospiti di RSA e i loro familiari congiunti per salvaguardare il benessere fisico e psicologico dei residenti. È stato detto, è stato centrato questo aspetto molto bene, questa visione olistica, prima dalla dottoressa Oliosi. Dice anche che si ritiene che queste procedure siano sufficienti a salvaguardare la salute delle persone coinvolte. E rilevando, guardate qui un aspetto molto interessante, come rischio principale, non quello in relazione agli anziani, ma quello in relazione ai familiari che sono soggetti suscettibili che accedono alla struttura e che non devono incontrarsi, perché i soggetti suscettibili sono loro, sono i familiari, non sono gli anziani. Quindi chi pensa di fare un danno e si nasconde dietro l'idea e il possibile contagio all'anziano sbaglia decisamente l'obiettivo, perché in realtà noi, il nostro diciamo, il punto che dobbiamo gestire con grande attenzione è che non si incontrino soggetti suscettibili, che in questo caso sono i familiari. E un passaggio sulla questione del rischio, perché spesso si dice, no, da parte di molti, il rischio, c'è il rischio, dobbiamo gestire il rischio. Allora, la prima cosa a dire è che il rischio zero non esisterà mai. Se noi aspettiamo il rischio zero, non apriremo mai le strutture, non saranno mai aperte. Le possiamo murare col cemento armato. E quando si parla di rischio bisogna anche utilizzare il termine in maniera corretta. Il rischio è la probabilità per la gravità. Quindi non possiamo neanche dire, ma il vaccino Pfizer copre il 95%. Certo, ma questa è la probabilità, è il 5% della probabilità che possa verificarsi la manifestazione di sintomi. Ma il vaccino non limita solo la probabilità, ma riduce in maniera rilevantissima la gravità dei sintomi allora quando si dovessero presentare. E questo è il rischio. Nel nostro protocollo, affinché diciamo, si arrivi alla manifestazione della malattia per l'anziano, deve fallire, diciamo, innanzitutto deve entrare un familiare asintomatico e che superi lo screening. Deve fallire la mascherina FFP2, deve esserci un fallimento del distanziamento sociale, e su questo devo dire che i familiari sono attentissimi. È un mese e vediamo un'attenzione veramente encomiabile da parte dei familiari a gestire il distanziamento, e ci deve essere fallimento vaccinale dell'anziano. Se noi mettiamo in fila in un modello statistico questi eventi, A noi salta fuori che il rischio, la probabilità è di 2 su 1 milione, ok? E a questa viene associato, come vi dicevo, sintomi lievi eventualmente superabilissimi, perché si tratta di soggetti vaccinati. Quindi servono 6.000 incontri per avere l'1% di probabilità di sviluppare i sintomi. Stiamo parlando di questa cosa qui. Quindi il vero rischio eventualmente viene dai dipendenti, dagli operatori non vaccinati che entrano
nella che superano il distanziamento sociale, ma non per colpa loro, sia chiaro. Loro fanno un lavoro eccezionale. Superano il distanziamento sociale perché per necessità assistenziali devono avvicinarsi necessariamente all'ospite, all'anziano. È un avvicinamento molto frequente, con numerosi contatti, con durata dell'interazione e in un setting ambientale che non è quello degli incontri, ma è molto più limitato dal punto di vista degli spazi e quindi con una probabilità maggiore. Noi abbiamo anche utilizzato un algoritmo per calcolarci gli effettivi rischi di un incontro fatto come quello che avete visto prima, con quegli spazi, con quella durata, con quella ventilazione, con quel tipo di mascherina, con quel tipo di attività, eccetera, eccetera, in relazione anche all'aerosol più fine che viene trasportato. E potete vedere qua sotto i risultati, li potete vedere qui, 0,01 a 10 alla decima copie di virus per millilitro di saliva. Quindi con una concentrazione altissima il rischio dello 0,01%. Quindi di cosa stiamo parlando? Siamo perfettamente in grado di gestirlo, queste probabilità e questi rischi. Vi porto solo un dato, abbiamo visto 2 su un milione. La probabilità di fare un incidente, no? di uscire la mattina e fare un incidente è di 180 probabilità su un milione. Ecco, quindi cominciamo a scendere coi piedi per terra, ad avere un approccio scientifico, perché questo ci può indicare la strada per poter mettere in atto visite di questo tipo senza barriere e in presenza, che hanno avuto un effetto estremamente importante sul benessere sia dei familiari che dei nostri ospiti. Questi sono i dati che abbiamo raccolto noi nella fase 1, dove le visite non erano consentite, nella fase 2 con visite con barriera e nella fase 3 le visite con la possibilità di contatto in presenza, dove le persone possono tenersi per mano pur mantenendo la distanza, però possono farlo. C'è il contatto umano, c'è una dimensione umana dell'incontro. Con la fase 2 con le barriere noi abbiamo registrato un 30% di rifiuto da parte dei familiari o immediato o successivo ai primi incontri, cosa che non abbiamo registrato nelle visite con contatto. Perché questo 30% non ha gradito quel tipo di incontri? Perché ci sono deficit uditivi, difficoltà di comprensione da parte dell'ospite, c'erano delle difficoltà a entrare in comunicazione, ha riferito una deformazione dell'immagine attraverso magari il plexiglass o il vetro, l'impossibilità per cause cliniche di mettersi in contatto, quindi una situazione di non soddisfazione rispetto all'esperienza. Abbiamo monitorato il benessere percepito post visita, lo potete vedere qua. Allora, nella fase 2 con le barriere, dopo un iniziale miglioramento, diciamo, del benessere percepito, un iniziale entusiasmo da parte del familiare, poi c'è stato un calo, una disaffezione rispetto a quell'esperienza. Questa invece è, diciamo, la curva delle visite in presenza. Questo dell'anziano. L'anziano sembra gradire veramente poco l'incontro mediato attraverso il plexiglass, attraverso gli altoparlanti, gli interfoni, eccetera. E questo è anche in parte comprensibile. Le emozioni riportate dai familiari. Fase 1, vedete, ansia, preoccupazione, tristezza, depressione e tanta rabbia. Nella fase 2 questi sentimenti sono diminuiti, ma la vera svolta ce l'abbiamo avuto con l'apertura, con le visite in presenza. Qua sotto vedete alcune cose che ci sono state riferite, no? Mio padre è sordo, è stato frustrante per entrambi non riuscire a comunicare pur vedendosi. Nella prima fase ogni chiamata che arrivava nella prima fase temevo fosse l'RSA con brutte notizie, per cui provate a immaginare in che situazione psicologica hanno vissuto questi familiari.
A volte mi svegliavo in piena notte convinta che stesse suonando il telefono. L'ansia che vediamo, la preoccupazione che vediamo adesso nella fase con gli incontri in presenza, è legata al fatto che hanno paura che queste visite possano essere interrotte, che a un certo punto si interrompano. Quindi un'ansia anticipatoria rispetto alla possibilità che questi incontri vengano interrotti. E questo è sempre il monitoraggio sulle ripercussioni negative riferite sul benessere fisico e psicologico del familiare. Si vede qua, viene riconfermata una situazione, diciamo, assolutamente difficile nella prima fase, un miglioramento nella seconda, e come si è visto prima, la svolta c'è stata proprio con l'incontro diretto. D'altra parte, gli esseri umani a questo sono abituati e sono strutturati psicologicamente, cioè direi ontologicamente, all'incontro diretto con le persone, no? Quindi è chiaro che la situazione d'ansia nei familiari e negli ospiti genera un loop che amplifica. Il familiare vede l'anziano agitato, in ansia, depresso, e a sua volta si agita e si entra in un loop che è estremamente negativo per la salute di entrambi gli attori della relazione, e percepiscono e si mette in evidenza questo malessere che poi è reso, diciamo, messo in atto dagli anziani con una maggiore agitazione psicomotoria, una minor collaborazione e la tendenza all'isolamento. Di questo ho visto che si sta approfondendo questo aspetto, che gli anziani dopo questa fase di lockdown fanno fatica ad uscire dalle stanze, a riprendere le relazioni sociali, e chiaramente su questo bisogna assolutamente intervenire, bisogna farlo un ragionamento, urge un ragionamento, insomma. L'anziano spesso considera il personale come colpevole della situazione, quindi si registra anche un incremento dell'oppositività e dell'aggressività, una tendenza alla trascuratezza, un'apatia, i frequenti episodi di assopimento. Insomma, il quadro era un po' questo, e sono queste cose che ci hanno spinti a cambiare la situazione e a costruire questo protocollo. E queste sono le emozioni riportate dagli ospiti. E vedete, nella prima fase non si vede più nessuno, mi hanno abbandonato, attorno a me c'è solo il silenzio. E nella seconda fase riesco a vedere mio figlio ma non posso toccarlo, a volte non capisco cosa dice, mi sento triste, non riesco a parlare con quella plastica davanti. E poi finalmente posso parlare normalmente con i miei figli. Dovete pensare, lo sapete meglio di me, è difficile per noi quel setting di incontro con la barriera. Provate a immaginare cosa può vivere un anziano. Ha avuto un suo ruolo, quel setting lì, quelle modalità lì, hanno avuto un loro ruolo. Noi riteniamo che in questo momento però debba essere superato. Ci sono le condizioni per superarlo. Abbiamo registrato alterazioni del ritmo sonnoveglia, inappetenza e disturbi del comportamento. Queste sono le proporzioni. E il 49% ha avuto almeno uno di questi problemi, il 47% più di uno nella fase 1, che è stata difficilissima e durissima per tutti. Nella fase 2 c'è stato un certo miglioramento, la svolta con una risoluzione veramente, che abbiamo registrato veramente importante, degli aspetti legati all'inappetenza e disturbi del comportamento e della tendenza all'isolamento, l'abbiamo registrata nella fase 3 con le visite in presenza. Il 96% dei nostri familiari hanno riportato una percezione di benessere, di miglioramento e benessere importante nel proprio caro dopo le visite, l'attivazione delle visite in presenza. E,
diciamo, sicuramente non sono dati che non ci meravigliano, non ci meravigliano. Noi sappiamo come sono fatti gli esseri umani, l'umanità la conosciamo, sono dati che ci aspettavamo. E è importante però averli portati in superficie, averli messi in evidenza. E questa è una prima esperienza, noi abbiamo voluto portare avanti questo progetto. E ci auguriamo che possa essere attivato anche da altre RSA. Abbiamo aperto una strada e crediamo fermamente che questa sia la strada giusta. Ecco, io mi fermo qui, poi se ci sono domande o ci sono altre curiosità rimango a disposizione. Vi ringrazio. Buonasera, intanto mi presento adesso perché ho avuto problemi e sono arrivata in ritardo. Sono Laura Valsecchi di Medicina Democratica. Ho seguito un po' a pezzi ed ho trovato tutto veramente molto interessante. Ho seguito adesso bene queste ultime due relazioni che aprono un mondo di possibilità e un mondo di domande, pensando di calare tutto questo che state proponendo nelle realtà che conosciamo bene, che sono le nostre strutture residenziali, no, sia per anziani che per disabili, dove mi domando come sia possibile attivare, ma che comunque è un percorso da fare assolutamente. Era un percorso da fare prima per migliorare il senso di comunicazione, di vita, di, no, un po' quello che diceva anche Mauro, con la necessità di creare tante cose, attività, spazi per riuscire a garantire le stimolazioni principali per tutta la popolazione anziana con tutte le sue necessità di affetto, di relazione, di contatto, eccetera, eccetera. Insomma, per cui molto molto interessante da perseguire e da riuscire a portare e riprodurre anche in tutte le altre realtà. Siccome il tempo vedo che sta scappando, passiamo all'altro all'altro relatore, che è il dottor Luca Fazzi, professore ordinario all'Università di Trento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, che interverrà sempre sul tema di come uscire dall'isolamento e anche una questione di diritti. Grazie. Grazie, grazie mille. Io affronterei questo tema partendo dall'esperienza di ricerca che sto facendo da un paio d'anni sul tema del maltrattamento all'interno delle strutture, sia per anziani che per disabili. E perché in realtà, almeno da come io posso interpretare il fenomeno, quello che accade nella pandemia nelle strutture è il sintomo anche di un modo di rappresentare, di affrontare il tema dell'assistenza e della cura agli anziani. E questo è un qualcosa da non dimenticarsi, perché quando all'inizio il presidente Burattini parlava del futuro, noi dobbiamo guardare sia la questione delle visite, sia la questione delle contingenze, sia la questione delle rappresentazioni che stanno dietro il tema dell'assistenza. Organizzerei questo breve intervento in tre parti, poi tirerei le conclusioni. Allora, la prima parte è questa. Quando noi parliamo di bisogni degli anziani nelle strutture, spesso e volentieri, al di là della retorica delle carte dei servizi e delle documentazioni formali, la realtà è fatta di più o meno questo. Sapete che quando si parla di bisogni umani, di solito si utilizzano gli schemi delle piramidi di Maslow, quindi i bisogni sono divisi, una piramide, sul livello più basso ci sono i bisogni primari, no? Fame, sonno, sete, poi ci sono i bisogni di sicurezza, protezione, salute, eccetera. Poi man mano che si va su ci sono i bisogni di appartenenza, che significa affetti, relazioni, bisogni di autostima e bisogni di autorealizzazione. E questi bisogni sono propri di tutti gli esseri umani, possono articolarsi in modo diverso, ma di tutti gli esseri umani. E invece quando entriamo nelle strutture, molto spesso, entriamo in un qualche cosa che purtroppo ha ancora molto a che fare con le istituzioni totali di goffmaniana memoria.
Cioè ci si cura dei bisogni primari, fame, sete, sonno, dei bisogni di sicurezza, salute, protezione, eccetera. Poi quando si deve fare un salto sopra, lì si fa un'enorme fatica. Cioè non si riconosce più che, per esempio, gli anziani vivono anche di relazioni con i loro familiari, per esempio. Oppure vivono anche della coltivazione dei loro interessi, oppure anche che hanno dei diritti e dei bisogni come la privacy o quant'altro. Tutto questo spesso lo si dimentica. Dico spesso perché l'universo delle RSA in Italia è composito, ci sono delle esperienze eccezionali, di avanguardia, bellissime, dove le persone veramente si prendono cura, altre dove la cura è minore, ma soprattutto c'è una normalizzazione, una tipizzazione dei bisogni di tipo molto riduzionistico. E questa attenzione dei bisogni di tipo riduzionistico si traduce in questo, per arrivare alla pandemia, il dibattito sulle visite, che è un pezzo, è una punta di un iceberg, però credo in qualcosa di molto più ampio. Per esempio, un intervento di un presidente di una RSA che nell'ambito dei dibattiti sulle riaperture dice ma in fondo una visita dei familiari dura solo 5 minuti, quello che conta sono le 24 ore di assistenza. Ecco, questo modo di porsi, questo modo di rappresentare il tema dei bisogni degli anziani è estremamente riduzionistico, ma anche estremamente pericoloso perché riduce in modo drammatico i bisogni delle persone a una sorta di subbisogno, sottobisogni, che sono soltanto una parte della questione in campo. Questo è il primo punto. Secondo punto che volevo trattare è gli effetti della pandemia sugli anziani. Allora, tutto il dibattito sulla pandemia è ritmato dalla contabilità dei morti delle ore 6, delle ore 18 giornaliere. Dietro questa contabilità però ci sono mondi, ci sono fenomeni, ci sono realtà, ci sono persone. Possiamo distinguere i fenomeni, diciamo gli effetti della pandemia in due modi, in due tipologie, diretti e indiretti. Il diretto è la morte. L'indiretto invece fa parte di quello che il dottor Dal Bosco ha raccontato e ha misurato, e gli effetti indiretti sono tutte quelle situazioni in cui le persone vivono condizioni di progressivo depauperamento cognitivo, fisico, relazionale, sociale, vivono in condizioni di depressione, sono colpiti dalla cosiddetta sindrome del lasciarsi andare, che è una sindrome di cui si parla pochissimo perché non è così facile da misurare, ma che si traduce in questo. Vi riporto uno stralcio di un'intervista fatta ad un parente: mia mamma, dopo 3 mesi che non vedeva nessuno e continuava a chiedere di vedere i suoi figli, ha smesso di mangiare, in 2 settimane è morta. Ecco, questo tipo di fenomeni non sono osservati, non sono messi a tema, e questo penso sia il vero dramma della situazione attuale, cioè il fatto che ci siano una serie di questioni che hanno a che fare con la cura della persona, con la tematizzazione, la concettualizzazione dei percorsi di cura delle persone più fragili, che semplicemente vengono trasformati in una grande operazione di riduzionismo di tipo prevalentemente tecnico, anche se in realtà poi la tecnica ce n'è fino a un certo punto. La terza parte di questa breve comunicazione riprende alcune questioni trattate nella prima relazione con questi importanti lavori di Amnesty International, e è la questione dei diritti delle persone anziane. Allora, noi sappiamo che le persone anziane, così come tutte le altre persone, hanno una serie di diritti. Questi diritti si ritrovano in una serie di documenti: Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 66, Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, Convenzione sui Diritti della Disabilità. Ora, senza entrare nel dettaglio di tutte queste documentazioni, noi possiamo vedere che l'approccio riduzionistico della cura, dell'assistenza, che trova il suo, diciamo, punto più alto di espressione nel blocco delle visite, nella situazione in cui si potrebbero riaprire le visite, viola una serie di questioni, una serie di articoli. Per esempio, allora, il patto relativo ai diritti civili e politici parla di diritto alla vita, articolo 6, diritto al trattamento umano, articolo 7, diritto alla vita familiare, articolo 17. Il patto sui diritti economici, sociali e culturali
ratificato dall'Italia nel 78, specifica l'articolo 12 che tutti i paesi che hanno ratificato il patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. E dove salute fisica e mentale si tratta anche della dimensione relazionale e sociale, della dimensione degli affetti. La Convenzione dei diritti con persone con disabilità, ratificata nel 2009, riconosce l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, economico, culturale e sociale delle persone. La Dichiarazione dei diritti universali universali dei diritti dell'uomo, all'articolo 5, dice una cosa molto importante, e all'articolo 12 la ribadisce. All'articolo 5 stabilisce che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti, mentre l'articolo 12 dice che nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali inferenze o lesioni. La conclusione a cui posso arrivare è questa. È che fin tanto che c'erano delle ottime e ragionevoli ragioni per limitare le visite dei familiari, lo si doveva fare. Nel momento in cui queste ragioni non sussistono in più, oppure si deve fare una valutazione tra rischio biologico e rischio cosiddetto sociale, entriamo in una situazione estremamente delicata ed è una situazione che può essere considerata di maltrattamento. Il dibattito sul maltrattamento in Italia è ancora molto ridotto, nelle altre nazioni, soprattutto nei paesi anglosassoni, molto avanzato. Quando parliamo di maltrattamento, parliamo di condotte umane che mirano a provocare sofferenze non solo fisiche, ma anche morali nella vittima. Ora, se noi andiamo a vedere cosa sta succedendo laddove è possibile riattivare gli incontri con i familiari, ma questo non viene fatto, vediamo, in considerazione dei bisogni delle persone, che uno, si tratta di un maltrattamento di tipo fisico. Perché? Perché implica dei contenimenti, delle forzature fisiche. Due, si tratta di un maltrattamento di tipo emotivo, psicologico, con gravi o gravissimi danni sulla salute delle persone, che consiste in azioni che minano le condizioni psicologiche degli esseri umani, causando stress, ansia, depressioni ingiustificate, fino ad arrivare a lasciarsi andare. E infine incuria e negligenza, che consiste sostanzialmente nel lasciare le persone senza prendersi cura dei loro bisogni. Ora, tutto questo, per quello che io posso capire, ha a che fare sì con la pandemia, ma la pandemia ha fatto esplodere una situazione pregressa, che era una situazione dove passo dopo passo si è assistita a una sorta di normalizzazione dell'assistenza intesa in una concezione estremamente riduzionistica, dove le persone non sono più considerate nel loro insieme, non sono più considerate nella dimensione di relazione con i loro familiari, e questo credo sia la grande sfida. Attualmente la sfida importante è quella delle visite, e io credo che queste esperienze siano delle esperienze che devono portare a riflettere, cioè dirci dove è possibile fare, siamo chiamati a fare. Però ecco, credo che ci sia anche qualcosa di più e di più grave da affrontare, che è il modo in cui vengono rappresentati i bisogni degli anziani o i bisogni delle persone, diciamo, non autosufficienti. E lì credo che il lavoro da fare sia molto, molto più intenso, più duraturo, un lavoro culturale e politico insieme. Grazie. Professor Pazzi, adesso che comunque ha ribadito tutta una serie di concetti che assolutamente vanno condivisi, e come diceva c'è un lavoro culturale importante da portare avanti con il tempo, che non sarà semplice, ma tutti quanti noi penso ci impegneremo in tal senso. Adesso passo la parola a Donatella Oliosi. Sì, anch'io ringrazio il dottor Fazzi per la sua relazione, è stata veramente molto, molto interessante. Adesso ascoltiamo la dottoressa Covelli Valeria. La dottoressa è una psicologa dell'area neuropsicologica, è laureata in psicologia clinica all'Università di Padova e ha conseguito un master in neuroscienze
cliniche presso l'Università Cattolica di Milano. Da alcuni anni lavora in ambito della disabilità intellettiva e segue dei pazienti con patologie neurologiche, demenze, esiti da ictus, traumi cranici e Parkinson. Ha realizzato in seguito alla pandemia alcuni eventi informativi sulle conseguenze del Covid-19 a livello cerebrale e stasera ci illustrerà brevemente il deterioramento cognitivo, cause e possibilità di intervento. A lei, dottoressa, la parola. Grazie. Allora, io ho preparato una presentazione, adesso cerco di condividerla. La vedete? No, non si vede nulla. Non riesco a fare la condivisione del mio schermo. Come mai? Qualcuno può dare una mano? Mi dice impossibile iniziare a condividere lo schermo mentre l'altro partecipante effettua la condivisione. Forse qualcuno sta già condividendo lo schermo? Forse medicina democratica? Non credo. Vedo un messaggio: medicina democratica ha avviato la condivisione dello schermo, quindi probabilmente c'è qualcuno che sta occupando. Antonio, forse è Antonio. Antonio riesce a verificare? Non capisco. Aspetta che magari forse... Aspetta che provo. Ma intanto che aspettiamo che sia risolto il problema, mi ricollego velocemente all'intervento della dottoressa Parolari e del suo collega. E ovviamente il tema delle visite è un tema sentito in maniera particolare dai tanti parenti che sono messi ormai sono fuori dalle RSA, dalle RSD. E come coordinamento sicuramente ci impegneremo affinché questo protocollo venga quanto prima presentato sia al Ministero della Salute con cui siamo in contatto che alle varie, ai vari presidenti di regione affinché venga applicato in maniera, nella maniera più veloce possibile. So che Antonio mi ha detto che sta cercando di risolvere il problema che non è... Intanto Laura, forse Fulvio potrebbe, finché risolve il problema, potrebbe, oppure te, potresti comunque aggiornarci sulle varie iniziative previste per la settimana della salute. Sì, intanto allora posso dire due cose veloci io, mentre che vediamo che Antonio riesce a recuperare la presentazione. Questo webinar del quale voglio anche ringraziare in particolare Giulia, ma anche Donatella, Giulia in particolare perché l'ha proprio imbastito. Questo webinar si colloca all'interno di questa settimana che, come sapete, cadendo nella settimana del 7 aprile, è una settimana importantissima per la difesa della salute pubblica. È la giornata istituita dall'OMS, per cui a livello mondiale, per la difesa della salute. E questo ha significato poi tutta una serie di, come posso dire, di iniziative, di approfondimenti, di attenzioni proprio per richiamare in modo anche forte la necessità che non si vada nel senso della commercializzazione della salute, ma che si mantengano dei presupposti di salute universalistica, ovvero una salute che preveda dei servizi sociali, dei servizi sanitari
rivolti a tutta la popolazione, in qualunque condizione essa si trovi. Per cui su questo abbiamo cercato anche proprio di sviluppare, adesso vi rubo due minuti, di sviluppare questa settimana, dove tutta una serie di iniziative sono partite ieri con dei momenti pubblici, diciamo, anche se sempre con questa limitazione anche qua del non essere in presenza. Oggi questo nostro webinar, perché comunque abbiamo potuto dare noi qua in Italia due importanti impronte. Uno che è quello della liberalizzazione dei brevetti dei vaccini, in modo che nella garanzia, nel concetto di diritto della salute universalistica, ci sia il fatto che i vaccini, così come i farmaci, siano liberi e possano essere accessibili anche proprio a tutti i paesi del mondo, anche quelli più poveri. Per cui questa è una campagna internazionale importante, che prevede la raccolta di firme, perché grazie all'iniziativa dei cittadini europei, se si riesce a porre questo quesito, l'Unione Europea è obbligata a portare avanti questa istanza e riuscire a creare questa liberalizzazione. È un percorso chiaramente molto lungo e c'è la possibilità di firmare e sostenere questa iniziativa. L'altro importante obiettivo è stato proprio quello di dare risalto a ciò che la pandemia ha evidenziato, ovvero la mancanza delle cure sanitarie più adeguate per la popolazione anziana, per la popolazione non autosufficiente, per la popolazione in difficoltà. In particolare sul tema dell'RSA del quale stiamo parlando, proprio per tutti i decessi che ci sono stati, ma non escludiamo anche tutto quello che è successo nel territorio, proprio perché intanto non sono così chiaramente calcolati tutti i morti che ci sono stati a livello territoriale, però è evidente che a livello territoriale, come a livello dei ricoveri all'interno delle residenze, sicuramente qualcosa ha dimostrato che non tutto procedeva nel versante più adeguato. Per cui su questo noi vogliamo sia fare un discorso generale di rivedere tutto l'assetto che riguarda le cure sanitarie della popolazione anziana malata non autosufficiente, sia dal momento delle cure territoriali fino a quando necessita di un ricovero, che tipo di ricovero, no? Pensando che tutto, prima di tutto, deve porsi all'interno del servizio sanitario nazionale. Faremo sabato una serie di iniziative in presenza con le regole previste dal decreto, no, l'ultimo attuale, che permette la possibilità di fare dei presidi, e faremo un po' a livello nazionale nelle diverse città, a partire da Verona, Padova, Milano, Firenze, Roma, Modena e poi altre. Faremo in collaborazione con la Società della Cura, faremo queste iniziative davanti, nel nostro caso, davanti all'RSA. In particolare a Milano saremo presenti di fronte al Tribuzio, proprio perché il Tribuzio è stato uno di quei luoghi dove la pandemia ha colpito maggiormente, ma non solo la pandemia, ha colpito anche proprio tutta questa situazione che era già preesistente di non cure, di abbandono, di isolamento, e ritorna un po' su tutto quello che si stava dicendo. Vi mettiamo adesso magari in chat sia il volantino con le iniziative, sia il link per dove si può firmare, e mi fermo qua, visto che intanto è stata ripristinata la presentazione, e dopo riprendiamo. Grazie. Ok, grazie. Allora, dovresti adesso vedere la presentazione. Sì. Il mio intervento è incentrato sul tema del deterioramento cognitivo, in particolare andando ad analizzare quelle che sono le possibili cause che concorrono a questa condizione neurologica
e soprattutto le opportunità di intervento. Cercherò di essere breve ma il più esaustiva possibile. Allora, innanzitutto ci tengo a introdurvi brevemente che cos'è la neuropsicologia, ovvero la branca della psicologia di cui mi occupo. È una scienza che studia il funzionamento del cervello, quindi l'organo del cervello non tanto dal punto di vista organico, quanto più dal punto di vista funzionale. In particolare nel modo in cui i neuroni, le cellule principali del tessuto cerebrale, scambiano le informazioni per garantire un funzionamento corretto del nostro cervello. È quindi un po' come se il neuropsicologo fosse il meccanico che nel momento in cui la macchina ha un problema va a vedere dove si trova la difficoltà, non solo per fare una valutazione, ma soprattutto per fare un intervento e riportare la macchina al suo funzionamento migliore possibile. Le funzioni cognitive di cui è capace il nostro cervello sono naturalmente tantissime. Io qui in questa slide ve ne ho messe soltanto alcune per motivi di tempo. Alcune sono piuttosto evidenti nel momento in cui vengono a mancare, quando ad esempio c'è un deterioramento cognitivo, ad esempio dato da una patologia dementigena. Questo perché non è solamente necessario affinché il nostro cervello funzioni correttamente che le sue singole parti siano integre, ma che funzionino bene soprattutto i collegamenti tra le diverse aree del nostro cervello. È un po' come se fosse una rete autostradale e le informazioni scambiate tra i nostri neuroni percorressero diverse strade per arrivare a destinazione. La neuropsicologia si basa proprio sul concetto che il nostro cervello è in grado di creare continuamente strade alternative per poter funzionare, quindi la cosiddetta plasticità sinaptica, appunto, soprattutto quando una di queste strade o più strade vengono interrotte a causa di un evento, ad esempio un ictus, ma anche di un processo degenerativo patologico come quello dementigeno. Concentrandoci appunto su questa tipologia di situazione neurologica, è ovviamente da sottolineare il fatto che è un fenomeno riguardante soprattutto la parte più anziana della popolazione. In Italia nel 2019 l'indice di vecchiaia ha visto un valore piuttosto alto, tra i più alti d'Europa, con la presenza di 173,1 anziani over 65 ogni 100 soggetti di età inferiore ai 15 anni. Ovviamente va da sé che aumentando il numero di persone anziane aumenta anche il numero di patologie legate all'invecchiamento che si possono osservare a livello clinico, tra cui ad esempio le demenze. Ora brevemente vi volevo illustrare di cosa si sta parlando quando si parla di demenze. La demenza è una patologia degenerativa progressiva, quindi che porta con sé un peggioramento inevitabile. E soprattutto una cosa che ci tengo a sottolineare è un declino cognitivo che ha un impatto sulla vita quotidiana di una persona, sulle sue autonomie. Ad oggi in Italia sono presenti circa 1 milione di persone affette da demenza, che non si tratta soltanto della malattia di Alzheimer, ma in generale di tutte le tipologie di demenza. E questa patologia neurologica non riguarda soltanto il singolo paziente, il singolo malato, ma va a coinvolgere anche tutte quelle persone, quei cari, che sono coinvolte nella cura della persona, i cosiddetti caregivers, e di conseguenza risulta un fenomeno molto, molto più ampio di quello che si può pensare. I deficit che comporta una malattia dementigena sono sicuramente quelli cognitivi, molto conosciuti anche a livello comune, ma anche quelli comportamentali e somatici, proprio perché la degenerazione del cervello avviene
in tutte le aree, in tutte le sue aree, in tutti i suoi collegamenti, e quindi va a impattare in diverse aree di funzionamento dell'individuo. E a cascata, naturalmente, come abbiamo detto, ha effetti anche sulle autonomie, per cui aumentano le difficoltà e talvolta si arriva addirittura a una totale incapacità di svolgere attività che prima invece si svolgevano in modo assolutamente indipendente e senza problemi. Alla demenza, però, si affianca anche un quadro di deterioramento cognitivo lieve, chiamato MCI. Questa è una condizione per cui si riscontrano delle difficoltà cognitive peggiori di quello che ci si attenderebbe in un invecchiamento sano, pur talvolta magari riuscendo a mantenere la propria efficacia sociale. A volte invece inizia ad essere impattata anche appunto la propria autonomia quotidiana. Le persone che sviluppano un MCI hanno effettivamente un maggior rischio poi di sviluppare una demenza, quindi che questo quadro di deterioramento lieve degeneri poi in una demenza conclamata. Però è anche vero che questa condizione non è una condizione che si verifica necessariamente. Infatti gli individui che hanno una diagnosi di MCI possono rimanere stabili nel loro quadro cognitivo durante gli anni, oppure addirittura, soprattutto quando si interviene in modo professionale attraverso una stimolazione cognitiva, ritornare ad avere prestazioni cognitive perfettamente nella norma. Quindi, riassumendo, l'invecchiamento è un processo fisiologico a cui andiamo tutti quanti incontro e non è necessariamente equivalente ad avere un invecchiamento patologico, anzi, il nostro cervello, proprio per la sua capacità di creare nuove connessioni ogni giorno, riesce comunque a far fronte alla perdita fisiologica di neuroni e di connessioni, riuscendo a mantenere una buona efficienza nella vita quotidiana. Per cui un conto è parlare di una riduzione di alcune capacità con l'invecchiamento, come ad esempio la velocità nell'elaborazione delle informazioni, ma è importante distinguere il fatto che in un invecchiamento sano la qualità della vita e la capacità di svolgere le proprie attività non viene intaccata. Fino a non molto tempo fa si pensava che il periodo critico per il nostro cervello fossero i primi anni di vita, nei quali era possibile che nascessero nuovi neuroni e nuove connessioni. Ed era molto importante perché poi durante tutta la vita quelle erano le connessioni che ci rimanevano e l'unica cosa che poteva succedere era semplicemente di perderle. In realtà è ormai dimostrato che questo non è vero e gli stimoli ambientali sono assolutamente cruciali nel riuscire a modellare il nostro cervello, sia in negativo sia in positivo. E, in particolare, poter accedere a un percorso professionale di stimolazione cognitiva va a contribuire alla creazione di nuove strade e nuove connessioni all'interno del nostro cervello. Studi recenti infatti hanno dimostrato che a livello di stimolazione ambientale negli anziani l'attività cognitiva, sociale e culturale ha un ruolo importantissimo nel ridurre il rischio di demenza, ma anche di preservare più a lungo le proprie capacità e le proprie funzioni cognitive negli anni. Questo ci pone davanti a un problema che è stato riscontrato ovviamente in modo particolare ora in questa situazione pandemica e in particolare nelle strutture residenziali per anziani, perché l'interazione sociale, la possibilità di accedere ad attività stimolanti, culturali, magari la lettura condivisa di un libro, piuttosto che attività appunto di gruppo, e l'assenza di stimolazione cognitiva hanno portato appunto a vivere un ambiente impoverito e la conseguenza è ovviamente che anche il cervello si impoverisce delle sue connessioni e delle sue capacità.
Di conseguenza, quello che si può osservare è che persone che prima avevano un funzionamento cognitivo del tutto normale iniziano a manifestare alcune difficoltà cognitive. Oppure persone che avevano già diagnosi conclamate di demenza o di MCI subiscono un peggioramento da questa situazione. Il contributo della neuropsicologia a questa situazione qui è sicuramente quello di poter dare un intervento professionale affiancato alle cure, diciamo, più fisiche e psicologiche di cui anche si è accennato questa sera. Ci si basa soprattutto sul fatto che l'esercizio cognitivo sistematico porta a un aumento della riserva cognitiva, ovvero della nostra capacità di poter far fronte alle situazioni da un punto di vista cognitivo migliore possibile. Attraverso l'esercizio cognitivo, infatti, vengono attivate nuove connessioni nel nostro cervello e vengono potenziate quelle che già esistono. È naturalmente un intervento che non prevede la somministrazione di farmaci, quindi sono assenti effetti collaterali o controindicazioni ed è ovviamente ormai da molto tempo che è stata dimostrata l'efficacia dell'intervento neuropsicologico. Affiancata a questa necessità, però, dobbiamo anche considerare le limitazioni date dalla situazione pandemica, che non ci permette così, con così tanta facilità di poter accedere a percorsi di stimolazione cognitiva, soprattutto per gli anziani che non hanno possibilità di spostarsi, ad esempio. E una risposta a questa esigenza può derivare sicuramente da quella che è la teleterapia, ovvero la possibilità di seguire dei percorsi riabilitativi da remoto. Quali sono i vantaggi? Naturalmente i vantaggi dal punto di vista clinico sono quelli di poter accedere a un percorso personalizzato, quindi con una stimolazione cognitiva adeguata alle necessità della singola persona, affiancati comunque da remoto da un professionista, ma soprattutto ci sono anche vantaggi che potrebbero essere interessanti proprio per pensare l'implementazione di percorsi di teleterapia anche nell'RSA. Ovvero un costo contenuto del percorso riabilitativo rispetto a quello che si potrebbe avere con un percorso di persona e la maggiore accessibilità appunto al percorso anche per le persone che hanno una mobilità ridotta. Esistono naturalmente anche dei limiti che è giusto citare, essendo la teleterapia una modalità di intervento da remoto. È necessario essere in possesso di una connessione internet stabile per poter avere un accesso agli esercizi efficace e è necessaria una certa costanza nel percorso riabilitativo, un po' come un percorso fisioterapico. È necessario avere una certa costanza nell'effettuazione degli esercizi per poter vedere dei risultati. Questa sera alcuni interventi mi hanno fatto proprio riflettere su questo aspetto, perché la costanza nell'utilizzo di un percorso riabilitativo delle sedute può essere un ostacolo non da poco, soprattutto nell'RSA in cui appunto già abbiamo una carenza di personale sanitario, abbiamo moltissimi altri aspetti di cui tenere conto. E la mia riflessione, ecco, il mio spunto che voglio portarvi questa sera è che per ovviare a questo ostacolo il coinvolgimento dei familiari potrebbe essere davvero una risorsa, perché nel momento in cui il familiare va a trovare il proprio caro nella struttura, può dedicare anche del tempo di qualità nell'aiutare il proprio caro a svolgere gli esercizi cognitivi che sono comunque molto divertenti e accattivanti e di conseguenza possono davvero rappresentare anche un momento piacevole.
La teleterapia, come vi dicevo, ha ovviamente evidenze di efficacia sia rispetto al trattamento di persona, con il quale è assolutamente equivalente, e sia rispetto al tipo di patologia trattata, sia essa degenerativa, come ad esempio una demenza o un Parkinson, sia essa invece focale, come ad esempio un evento ictale. In conclusione, in questa slide vi mostro il processo clinico che sta dietro alla pianificazione di un programma di esercizi cognitivi che io effettuo tramite la piattaforma web Tandem e che permette una calibrazione continua della difficoltà degli esercizi proposti alla persona in base alle sue capacità, in base ai risultati che la persona di volta in volta raggiunge, proprio per essere il più adatto possibile. Il mio intervento si conclude qua e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie dottoressa Covelli, molto interessante, tanti spunti che ci fanno pensare sia a tutto quello che non è stato fatto negli anni, perché comunque tutta questa parte di importantissima valutazione, osservazione e poi di stimolazione di seguire un percorso terapeutico di un certo tipo abbinato anche ad una presenza certo dei familiari o comunque di tanti altri operatori avrebbe potuto aiutare, togliamo la fase della pandemia, sicuramente molte persone incappate in demenze di diverso tipo e quindi magari sostenute e aiutate anche proprio presso il loro domicilio, evitando ulteriori peggioramenti e ricoveri nelle strutture, per cui questo è comunque un anello molto dolente in tutto il tema delle cure sanitarie per gli anziani, all'interno delle residenze assistenziali in modo particolare, e ce lo diceva anche già con l'intervento di Mauro Caffo, no? Quale sia la presenza del personale così ridotto, così scarso, il personale appunto terapeutico, tecnico, eccetera, è assolutamente inesistente, o ci sono delle situazioni fortunate. Ma appunto pensiamo al territorio, quanto potrebbe essere questo tipo di approccio e di attenzione, quanto potrebbe prevenire ulteriori complicanze, prevenire dei peggioramenti. Quindi ben venga la neuropsicologia, ma ben venga in una organizzazione multidisciplinare, multiprofessionale, no? Ben organizzata nei servizi che servono, per cui interessantissimo e importantissimo. Ecco, sulla telemedicina, teleterapia, sicuramente si è aperta ora con la pandemia, sarà da vedere. Ecco, io personalmente penso sempre che il contatto umano e la possibilità di potersi sia il massimo, però sicuramente ci sono anche delle opportunità che ci arrivano dalla tecnologia, come quella che stiamo utilizzando stasera per il nostro webinar. Per cui ringrazio veramente per tutti gli spunti che ci ha dato. Io direi a questo punto siamo alle conclusioni, anche perché siamo veramente alla fine del nostro tempo, e quindi passerei la parola a Fulvio Aurora di Medicina Democratica, che appunto trarrà un po' le conclusioni da tutto quanto è emerso in questo importantissimo incontro che riprenderemo poi nei suoi diversi punti, e ci dirà anche un po' quali percorsi dobbiamo proseguire, no? Per il nostro lavoro, per i nostri obiettivi. Bene, vi ringrazio. Secondo Laura io dovrei dire tutto, ma forse cercherò di stringere e dire qualcosa, penso, di interessante e di importante, sottolineando questo fatto che l'incontro che abbiamo fatto tramite questo webinar sia stato assolutamente importante. Importante, certo, non tanto perché per un discorso di carattere intellettuale e culturale che c'è, no? Ma soprattutto per che cosa si può trarre dal punto di vista pratico
e di che cosa fare nel prossimo periodo. Che sicuramente, diciamo che le persone che l'hanno organizzato avevano in mente anche questo, cioè che le riflessioni e le rilevazioni fatte devono entrare dentro di noi e di vedere cosa fare per cambiare, che mi sembra poi una cosa che è venuta fuori in tutti coloro che sono intervenuti. Allora, io direi molto brevemente che se vedo le cose dal punto di vista temporale, la prima cosa da fare è quella di recuperare il discorso della relazione con le persone anziane all'interno dell'RSA. E quindi qua sono venuti fuori delle, non solo degli spunti, ma anche delle indicazioni precise di carattere scientifico, di carattere tecnico, di carattere pratico, che devono essere utilizzate ed attuate. E quindi questo, noi ci abbiamo questo primo compito, perché credo che qui, essendo una riunione in cui ci sono particolarmente le associazioni di persone che si sono messe insieme proprio per vedere, perché sono familiari, parenti, amici delle persone malate croniche non autosufficienti, che cosa fare, che ricoverate nell'RSA, che cosa fare, qui è venuto fuori, e una delle cose più grosse e più gravi è questo, che si è visto che il periodo in cui c'è stato, a causa del Covid, la chiusura della relazione con i familiari è stato un periodo molto pesante, che ha peggiorato le loro condizioni di vita e per certi versi forse ha peggiorato anche le nostre, perché ci è mancato un pezzo delle cose che facevamo prima. E quindi questo va assolutamente ripreso. È vero che qualcuno ha anche detto, ma noi abbiamo anche cercato di andare a dire queste cose a livello istituzionale, e le risposte istituzionali però sono state quello che sono state, cioè praticamente poco, no? Qualcosa sì, ma non sufficientemente, non hanno capito sufficientemente quali erano e quali sono le risposte che devono essere date, no? Cioè noi adesso, io sono uno della Lombardia, una delle cose che avevamo fatto, anche noi avevamo fatto una manifestazione davanti al Ministero della Salute chiedendo il commissariamento della sanità della regione in base a quanto stabilisce la Costituzione. Non siamo stati neanche ricevuti. Vedo che invece qui almeno a parlare con qualcuno si è riusciti, no? E quindi partiamo da un livello abbastanza basso, diciamo, per poter ottenere dei risultati di carattere istituzionale. Ma noi non possiamo mancare questo tipo di appuntamento. Dobbiamo comunque insistere e dobbiamo vedere cosa fare. E quindi questo, diciamo, è un punto immediato sul quale andare a parare. Io vado un po' più in là e dico un punto meno immediato, forse un punto di cui non si è parlato e che io solleciterei di fare un incontro apposito via web, fin tanto che abbiamo non abbiamo altre possibilità, no? Che è quello di vedere, che è un po' venuto fuori dall'ultimo intervento della dottoressa Valeria, e cioè il perché uno diventa un cronico non autosufficiente, soprattutto se aumenta, se diventa uno molto anziano e la sua età aumenta sempre di più, no? È garantito che bisogna per forza diventare così? Io credo, anche da quanto veniva detto, che non è così, no? E quindi forse una delle prime cose da fare, per non arrivare al punto in cui siamo arrivati oggi, in cui addirittura, adesso la cosa è cambiata ma dal negativo, cioè in cui non c'erano più posti anche per
ricoverare le persone in un RSA, adesso ci sono per i morti che si sono avuti, dicevo, per quello dal negativo. Ma noi dovremmo arrivare ad un punto simile, perché non ci sono più persone anziane croniche da ricoverare. E quindi questo è possibile in due modi. Uno, se si fa un lavoro di prevenzione, assolutamente. E questo era una cosa definita anche dalla legge di riforma sanitaria del 1978. Non era definito solo per gli ambienti di lavoro, era definito in generale. E quindi questo è un discorso che noi dovremmo riprendere e dovremmo fare. Il secondo era quello di vedere, di cercare di restare il più possibile a casa e quindi avere delle risposte anche a livello territoriale e a livello di domicilio, a livello domiciliare. E quindi questo è un'altra delle cose che dobbiamo mettere nel conto, proprio per evitare il più possibile di arrivare all'interno di questi tipi di strutture. Evitare che non potranno essere cancellate. C'è qualcuno che dice facciamo come ha fatto Basaglia, chiudiamo tutte le RSA. Non è la stessa cosa, mi sembra di poter dire, specialmente in questo tipo, in questo momento e in questo tipo di condizione. Però possiamo dire che facciamo un percorso per fare in modo che sia il meno possibile che si debba ricorrere a questo, e che se si ricorre, come già qualcuno ha detto, lo dobbiamo fare all'interno dell'istituzione sanitaria e sociale, e non per fare, come dire, delle strutture che hanno, che magari sono società di capitale. Qualcuno l'ha detto prima, l'80% sono strutture private, non tutte sono società di capitale, ci sono anche le fondazioni, eccetera. Però si vede come c'è una riduzione, un personale scarso, un personale poco qualificato, un personale insoddisfatto. Quindi questo è una situazione che va certamente modificata. Allora, quindi se abbiamo il discorso della prevenzione, abbiamo il discorso delle cure domiciliari, e quindi poi arriviamo, per quello che è necessario, anche alle cure di carattere residenziale. Questo deve essere dentro il discorso della sanità pubblica universale e gratuita, dico io così, non che nel senso che possiamo, una volta detto che questa cosa si produce, non è proprio in questo, non è il caso di dirlo certamente in questo momento, ma forse questo è un momento relativamente positivo, perché che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il Covid ci ha portato sicuramente una situazione molto molto difficile e pesante, dolorosa, ma ci ha anche fatto vedere che siamo arrivati a questo punto per tutto quello che non abbiamo fatto prima, e soprattutto che non ha fatto l'istituzione sanitaria e sociale. E quindi questa cosa va assolutamente recuperata. È per quello che dico che è possibile. Quando è stata fatta la riforma sanitaria, il sistema in atto era un sistema di tipo assicurativo, eppure c'è stato un cambiamento radicale. Si è passato da un sistema assicurativo ad un sistema pubblico, con dei limiti, per carità, ma ad un sistema pubblico sociale in cui tutte le persone, indipendentemente dal loro reddito, avevano diritto ad una risposta, poi di carattere sanitario, preventivo e curativo quando era necessario. Quindi io credo che deve essere possibile anche ad arrivare ad un momento, ad una situazione in cui il Servizio Sanitario Nazionale prende in carico anche le residenze sanitarie assistenziali. Io credo che noi potremmo anche fare una cosa, visto che l'abbiamo registrato, diffondere questo webinar anche in altre situazioni, e a partire dalle RSA, dove siamo implicati perché ci abbiamo i familiari presenti, e quindi vedere
come fare per modificare lì e poi come fare tutto il discorso che viene prima e che potrà venire anche dopo. Alla fine dico una cosa, noi abbiamo costituito un coordinamento fra le associazioni e i movimenti e in parte anche i sindacati che si sono detti favorevoli per il diritto alla salute, no? Ora, per avere delle risposte positive, purtroppo non c'è altro da dire. Quello che è successo, perché è stato cambiato il sistema sanitario in Italia nel 1978? Si è partiti dal 1945, quando con la liberazione, che è stata la prima idea di servizio pubblico, è venuto fuori dal Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto nel 1945. E poi si è andati avanti e ciò che ha portato effettivamente ad una modifica radicale sono state le lotte operaie e sindacali degli anni 68-72. No. La cosa non è venuta fuori semplicemente per dei ragionamenti degli intellettuali, che ci sono stati pure quelli, ma è venuta fuori per una lotta e per un movimento. E quindi anche per una situazione del genere, e per certi versi ha dei vantaggi, quello che abbiamo visto anche da questo webinar, che c'è già un costrutto, anche se volete, non solo pratico ma anche teorico, su cui poi poter lavorare, ma questo costrutto ha bisogno di un convincimento nei confronti delle istituzioni, le quali adesso io, avendo una certa età, sono poco propenso a capire che queste istituzioni capiscano qualcosa, e che però dipende dal movimento e dalla lotta che si riesce a mettere in piedi e a mettere insieme. Ora, poi personalmente farò questa proposta al coordinamento per il diritto alla salute, che è fatto da decine di associazioni, di movimenti che hanno avuto quest'idea di avere una relazione fra loro. La relazione, è stato detto che è una cosa fondamentale, giustamente, è una cosa fondamentale anche per fare politica e non per cercare di portare le cose a casa per se stessi, per la propria associazione, il proprio movimento. Qui bisogna che questa cosa si possa mettere assieme, e già abbiamo questa idea di, qualcuno parlava di destrutturazione del sistema sanitario. Questo è quello che in effetti è avvenuto, e quindi qui bisogna smettere di andare verso questa destrutturazione, continuare questa destrutturazione e rifare il discorso da capo. E per questo io credo che sia necessario arrivare ad un momento di mobilitazione generale di tutte le associazioni, di tutti i movimenti, di chi ci sta, per dire qui dobbiamo cambiare linea. Il diritto alla salute è un discorso di carattere costituzionale, e abbiamo visto non solo costituzionale ma anche di carattere internazionale, della legislazione sia europea che mondiale che c'è, e questo non può essere negato. E una piattaforma generale di cui c'è un capitolo molto preciso, che è quello della condizione delle persone che sono diventate anziane e sono diventate disabili oppure hanno avuto una condizione di non autosufficienza. Questo è un capitolo di questa battaglia, e per fare questo io credo che si debba arrivare ad una manifestazione di questo genere con una piattaforma e fare trattative, perché pezzo per pezzo, insomma, chi ci abbiamo di fronte dobbiamo convincerlo, dobbiamo fare in modo che si convinca che le cose devono cambiare, perché a questo punto non sono più accettabili. Grazie. Grazie Fulvio, hai visto che avevo ragione, che in pochi minuti hai parlato di tutto e hai tracciato un percorso. Sì. Grazie. No, questo sicuramente, riprendendo il fatto che abbiamo appunto costituito questo coordinamento nazionale dei movimenti e dei comitati e anche appunto del sindacato, sul tema della cura per le persone anziane,
noi continueremo appunto questo percorso, questo importante approfondimento che abbiamo fatto oggi ci servirà proprio per fare ulteriori riflessioni, e però l'intenzione è quella di andare ad approfondire anche proprio altri aspetti. Penso che l'abbia già detto anche proprio Antonio Burattini nell'introduzione, con il documento che stiamo anche proprio che abbiamo condiviso e che vorremmo proprio in questi giorni presentarlo alle istituzioni nazionali e anche regionali. Questo sancisce anche proprio un inizio di un percorso di confronto anche proprio a livello istituzionale, per cui sarà proprio i nostri due obiettivi saranno proprio quelli: da una parte di continuare ad approfondire, conoscere, vedere come possiamo riorganizzare, ristrutturare quelle che sono le cure per le persone anziane, dico cure sanitarie per le persone anziane perché non voglio parlare solo di RSA, voglio parlare di cure per tutte queste persone anziane, malate, non autosufficienti, a partire dal territorio. E piano piano dobbiamo proprio cercare di riprendere quello che deve essere un servizio sanitario che si occupa di queste persone, non lasciare che questa destrutturazione vada avanti. Per cui il nostro impegno prosegue e vi faremo anche sapere di tutte queste nostre iniziative, di questi passi ulteriori che intendiamo fare. Per intanto io, prima di passare la parola a Giulia per i suoi saluti, ringrazio veramente tutti i relatori, tutti quelli che hanno partecipato. Vi ho messo nella chat e penso che sia stata fatta girare anche per chi ci sta seguendo in rete il volantino che fa vedere dove saremo presenti sabato mattina nelle diverse iniziative in presenza di fronte all'RSA, in particolare Verona, Padova, Modena, Milano, Firenze, Cecina, Viareggio, Roma, per cui le ritrovate scritte, e ci diamo appuntamento per un ulteriore prossimo incontro. Passo la parola a Giulia e vi saluto ringraziandovi. Sì, Laura, grazie a te, penso che tu abbia detto più o meno tutto. Io ringrazio in maniera particolare tutti quanti i relatori e partecipanti a questo webinar, che sarà solo l'inizio di una collaborazione fra tutti quanti noi. E sì, approfitto per ricordare ancora una volta le manifestazioni che ci saranno sabato prossimo davanti alle varie RSA. Il volantino sarà diffuso via social, la registrazione di questo webinar sarà presente nel sito di Medicina Democratica, e niente, auguro a tutti una buona serata e grazie ancora.